Intanto grazie per avermi aspettato. Purtroppo ho fatto l'errore di prendere la litoranea, sapendo che probabilmente avrebbe fatto tardi, ma non così tanto. Però, insomma, diciamo 5 minuti sono nell'ambito del quarto d'ora accademico, di cui possiamo ancora fregiarci come uno dei pochi privilegi che sono rimasti a noi accademici. Bene, intanto grazie ad Enrica, che peraltro è coautrice, per cui poi verrà chiamata in causa sicuramente, perché non posso stare 2 ore a parlare di un libro che ho scritto in parte, che ho coordinato tutto da solo, e visto che la diversità delle prospettive presenti nel testo è molto ampia, credo che poi sentire anche il punto di vista di uno degli autori, dei coautori, sia importante. Dunque, come nasce questo volume? Nasce per caso, un pomeriggio di qualche anno fa ormai, ho incontrato la Casalini della Carocci, editore, a cui volevo proporre un libro. Mi serviva per fare il concorso, per cui niente di particolare. Le solite cose che facciamo noi accademici quando arrivano le scadenze importanti della nostra esistenza. E mi sa, perché invece di fare questa cosa, che sì, vabbè, non fai una sorta di companion sulle digital humanities italiano, cioè pensato sulla base dell'esperienza italiana, come voi saprete, probabilmente essendo studenti di questo corso di laurea, tutti quanti magistrali o anche triennali. No, dovrebbero essere tutti magistrali. I tuoi sono magistrali? Comunque, frequentando il professor Zaccarello, hanno commercio con l'informatica umanistica senza meno, soprattutto la parte filologica, che è una parte fondamentale almeno della nostra tradizione italiana. Per cui sapete più o meno di cosa si tratta, qual è questa storia che ha una radice molto lunga, radici molto lunghe e molto lontane. E per cui mi chiese di fare questa cosa. Era molti anni fa, badate, e per fare questo libro ci è voluto moltissimo tempo, per colpa mia in gran parte, e poi perché creare un reader di questa dimensione con tanti autori è un'operazione tecnicamente molto complicata. Chi consegna in ritardo, chi non consegna, per cui va sostituito e per cui bisogna ricominciare da capo, insomma. Sono passati molti anni, nel frattempo sono successe molte cose. Io denuncio sin da subito che manca, secondo me, quello che rappresenta in questa trattazione così ampia e variegata, manca quello che rappresenta, secondo me, il vero passaggio epocale che abbiamo vissuto nell'ultimo anno. Cioè, giusto un anno fa usciva fuori ChatGPT, e il professor Tavolanis, spesso ci incrociamo su Facebook, noi siamo anziani per cui siamo ancora il vecchio social, ma è l'unico che funziona bene dopo la crisi di Twitter per colpa di Elon Musk, è l'unico che ancora permette di funzionare più o meno come funzionava anni fa, e in cui ancora incontri le stesse persone, per cui spesso ci scambiamo messaggi e punti di vista su questa cosa. Per cui quella cosa da qua non c'è entrata, il libro è stato terminato proprio mentre succedeva questa rivoluzione, probabilmente oggi. Non tutto, ma almeno 50 pagine sarebbero da sostituire con un'attenzione a questo fenomeno, su cui magari poi mi intratterrò un pochino, visto che poi è qualcosa di cui mi sto occupando quasi completamente negli ultimi anni, negli ultimi mesi, per ovvie ragioni, perché rappresenta di fatto un cambiamento epocale. Poi possiamo discutere a lungo su quanto sia epocale dal punto di vista teorico o dal punto di vista pratico, ma secondo me da entrambi i punti di vista. Allora, questo libro nasce appunto con l'intenzione di dare un quadro di quelle che sono le digital humanities nella tradizione italiana, che è una tradizione particolare, devo dire, una tradizione importante, anche se, come ben potete immaginare, soffre del difetto di scrivere in italiano, almeno nel 60-70% della sua produzione, soprattutto quella più antica, e questo ha rappresentato di fatto un grosso limite. Moltissimi dei concetti teorici che hanno attraversato i grandi, autori e i grandi libri delle Digital Humanities internazionali, in realtà noi li abbiamo affrontati magari anche 30 o 40 anni fa, non necessariamente con la stessa dovizia di particolari. Quando ho cominciato io la mia esperienza di Digital Humanities, o con quello che chiamavamo all'epoca l'informatica umanistica, nasce sin dalla tesi di laurea, cioè era il 90, appena dopo l'occupazione del movimento della Pantera, per chi di voi ha qualche annetto sulle spalle, ma forse anche per qualcuno più giovane che si diletta a capire la storia di quello che è successo nel nostro paese. E chiesi a un professore che si occupava di teoria della letteratura una tesi, e quel professore, ora non c'è più purtroppo, è scomparso 20 anni fa,
per una malattia che in 3 mesi l'ha portato via, Giuseppe Gigliozzi, era un teorico della letteratura, ma mi disse, ma tu conosci i computer? Io in realtà non li conoscevo affatto, ma per motivi strani mio padre era stato un programmatore ai tempi delle schede perforate del CEU, del centro elettronico delle ferrovie, per cui avevo avuto modo di entrare in contatto e di avere un computer a casa, per cui mi disse, tu conoscevo più... Ovviamente avevo avuto la mia fase Commodore 64, avevo scritto un programma in Basic che rappresentava lo sviluppo delle radici delle equazioni di secondo grado, queste sono cose che si faceva all'epoca, ma poi insomma non me ne ero più occupato. Ero passato a lettere partendo dalla volontà di fare il fisico del nucleare, proprio perché mi ero innamorato della sistematicità totale delle scienze umane, cioè ognuno fa come gli pare, cosa gli pare, studiando ciò che più gli interessa e senza dover rispettare metodi e regole precise, per cui figuriamoci. Poi disse, beh, ma sì, perché no? E da lì comincia la mia esperienza, ma all'epoca eravamo veramente in pochi, no? Parliamo di un gruppo in cui il professor Gigliozzi apparteneva, formato da 5-6 studiosi, ancora gran parte in vita, se non in attività, di cui il capo era Tito Orlandi, fondatore, cofondatore delle discipline informatico-umanistiche italiane, e poi c'era la generazione giovane, che sono io, in cui veramente eravamo anche altrettanto pochi. Nel frattempo c'erano altre cose che si muovevano, ad esempio al gruppo di Torino coordinato dal professor Ricciardi, o che faceva capo al professor Ricciardi, che aveva scoperto quella che all'epoca era una delle grandi novità, l'ipertesto, il gruppo di Brown soprattutto, per cui in Italia famoso per il libro di Landau, Ipertesto, e poi tradotto, riedito in varie edizioni e riscritto, ma che era il talk of the town dell'epoca. No? Mi ricordo un paio di convegni organizzati da Umberto Eco alla scuola di dottorato di San Marino, anche dedicati a questo tema, il futuro del libro. Vedete, i temi spesso poi ritornano in forme diverse. Poi successero tante cose, successe internet, successe l'esplosione di internet, c'era già, ma l'esplosione di internet, l'avventura che ho fatto con quattro amici, di cui uno probabilmente avete sentito nominare Gino Roncaglia, nello scrivere i famosi manuali su internet pubblicati dalla Terza, che hanno rappresentato probabilmente il primo grosso evento editoriale in Italia dedicato a questa nuova cosa che stava all'epoca nascendo e che poi ha rappresentato la seconda rivoluzione digitale. La prima è quella del personal computer, quella fu la seconda. Oggi, ripeto, siamo nella terza. E dunque in questi anni poi ho fatto tante cose molto diverse tra loro. Ho lavorato con bibliotecari, archivisti, facendo biblioteche digitali. Ovviamente io nascevo come teorico della letteratura, per cui mi occupavo ancora di testi e di analisi dei testi. Poi c'è tutto l'aspetto della filologia. Io non sono un filologo, qui c'è chi è ben più valente di me in questa disciplina, forse uno dei maggiori filologi digitali del mondo. Però ovviamente il problema di rappresentare il testo era un problema che era alla base di qualsiasi applicazione dell'informatica nelle discipline umanistiche, non solo in quelle letterarie e linguistiche, no? Per cui anche lì ho avuto in qualche modo punti di contatto, tangenze, percorsi comuni. E poi c'era tutta l'area della linguistica computazionale che nasce proprio qui, come sapete bene, no? Che ha una storia parallela, in parte ancora oggi è una storia parallela. Noi ci incontriamo perché abbiamo bisogno loro della nostra visione complessa, no? Della testualità e noi dei loro strumenti, no? Noi abbiamo bisogno degli strumenti della linguistica computazionale per poterli applicare a testi che sono particolarmente complicati. Questo è un po' un riassunto di come nasce in quegli anni. Eravamo veramente in pochi, poche decine. Ci si incontrava in convegni vari, alcuni furono organizzati allo IULM, altri a Bologna. Insomma, in quel periodo veramente potevamo dire che siamo una ventina in Italia. Nel mondo le cose erano già abbastanza diverse, più affermate, e poi lo sviluppo di internet aveva portato a conoscere cose che prima era quasi impossibile conoscere, no? A meno che non si aveva contatti personali. No, nessuno poteva sapere cosa si faceva in Virginia o a Oxford, già era più facile, ma insomma comunque a Oxford. Internet ci ha messo di fronte a già quei noi, quel gruppo di pionieri dell'epoca, questa rivoluzione. Molti dei protagonisti di questa storia sono poi in questo libro. Francesca Tomasi era studentessa quando io feci la mia prima lezione dopo laureato su che cos'è la codifica del testo e su SGML. All'epoca c'era ancora SGML, per cui non c'era ancora l'XML, però c'era la Text Encoding Initiative, no? Era stata appena pubblicata la TEIP3, la prima versione pubblica della Text Encoding,
E io andai a fare una lezione, che era poi l'argomento di cui mi occupavo in quegli anni, su cui se c'era Francesca Tomasi, che era studentessa a Ravenna e poi poco dopo è diventata una delle colleghe con cui ho più a lungo lavorato. Tra l'altro, collega che era con me in questa storia di questo libro dall'inizio, poi a un certo punto, proprio per i ritardi, le lungaggini, lei si è un po' tirata indietro, ha deciso che, vabbè, guarda, io non ce la faccio più, sono passati troppi anni, secondo me non vale la pena, ma l'impianto di questo volume nasce in due, io l'ho anche scritto nel ringraziamento, nasce dai discorsi che abbiamo fatto insieme, e alcuni degli autori furono selezionati, diciamo, insieme, o comunque sul suggerimento di Francesca, a cui comunque debbo un forte ringraziamento, per cui, diciamo, oltre a non essere, come dire, autore, nel senso che sono autore di due o tre capitoli, ma in realtà questo è un libro in cui ci sono moltissime intelligenze di varie generazioni e di vari punti di vista e ambiti disciplinari, alcuni peraltro appunto molto distanti, ma comunque anche come curatore debbo molto al lavoro fatto insieme con Francesca nei primi anni, poi appunto le strade si sono un po' separate, giustamente, diciamo. Ora, qual era l'idea di questo libro e perché ritengo che sia comunque importante, nonostante oggi, ripeto, a distanza di qualche mese dalla sua uscita, io direi molte cose, forse almeno non cambierei, ma andrebbero aggiunte, perché stanno cambiando i paradigmi. Ora, intanto, il fatto che nasce da una lunga riflessione e frequentazione di questo mondo personale e dei colleghi che hanno scritto, cioè tutte persone che hanno lavorato seriamente alla ricerca e alla didattica nell'informatica umanistica. Uno dei punti di partenza di questo lavoro è, diciamo, a parte la prefazione dello scomparso di Dino Buzzetti, che è l'altro grande nome, no? Insieme a Tito Orlandi, dell'informatica umanistica italiana, è il fatto che noi siamo stati sempre molto attenti all'aspetto teorico. Abbiamo cercato di riflettere su cosa volesse dire applicare l'informatica nelle discipline umanistiche. Molti di noi venivano dall'area degli studi del testo, letteratura, linguistica, filosofia, che ha anche a che fare con i testi, ovviamente principalmente con i testi. Molto meno presenti erano gli studi sulle discipline dell'immagine. E la storiografia invece ha avuto un percorso strano, un po' separato. Ci sono stati colleghi che hanno fatto cose anche importanti negli anni 90, il gruppo di Firenze con Zorzi, Michele Anzani, che dal lato più della diplomatica, però era comunque, diciamo, di area storica, ma sono sempre stati percorsi un po' paralleli che poi si sono rincontrati solo più tardi negli anni, soprattutto grazie alla professoressa Salvatori, che è diventata protagonista dell'ultima fase dell'informatica umanistica italiana, gli ultimi ventenni, diciamo, l'informatica umanistica italiana. Per cui un libro che cerca di raccontare teoricamente questa storia, ma anche di far vedere quello che è stato fatto. Ho detto, la cosa specifica, la particolarità, la differenza specifica, usiamo una terminologia aulica e di grande tradizione, la differenza specifica della nostra tradizione è quella di aver sempre guardato all'aspetto teorico. Io credo che questo libro in effetti, diciamo, fa trasferire molto questa questione. Ma perché? Allora, il punto di partenza da cui la mia esperienza personale è originata nell'informatica umanistica, cioè il rapporto con Giuseppe e poi con Tito Orlandi, è stato sempre quello di considerare l'informatica sin dall'inizio, non un oggetto, diciamo, di apparati, dispositivi strumentali che aiutavano a far cose meglio, più velocemente, più comodamente, ma che di fatto non incidevano per nulla sulla pratica metodologica prima e poi anche teorica, no, delle varie discipline umanistiche alle quali queste approcci venivano applicati. Cioè, noi, seguendo appunto il magistero di Tito, abbiamo sempre concepito il rapporto con l'informatica come un rapporto che andasse a incidere profondamente il momento del metodo. Intanto, nella domanda essenziale che ci si pone quando si usa il computer, almeno fino a sei mesi fa, cioè, di fronte a oggetti complessi, fatti ed eventi storici, testi letterari come la Divina Commedia o la Coscienza di Zeno, qualsiasi altro ambito e dominio, anche oggetti visuali, un quadro, no? Diciamo, l'umanista parte dal presupposto che quello è un oggetto di una complessità enorme, irriducibile, no? Ci sono state anche intere teorie, io parlo della mia storia, della tradizione, diciamo, teorico e critico letteraria, no? In cui si dice che appunto l'inesauribilità del senso è ciò che caratterizza il testo letterario, qualcosa che non si può mai esaurire, e dunque tantomeno si può pensare di trovare le forme, no, definitive del funzionamento di questi oggetti, nonostante ci siano state tradizioni importanti nella storia del Novecento che hanno cercato di trovare le regole di funzionamento del testo letterario, no?
In realtà poi da una parte il fallimento oggettivo, dall'altra diciamo, lo scacco essenziale, no? Nel cercare di rendere conto di questa complessità, no? Hanno convinto profondamente l'umanista che ciò di cui si occupa sfugge a ogni a regolarità, a ogni a tentativo di formalizzare, no? Mentre l'informatica su questo si basa. Proprio l'altro ieri, o ieri non mi ricordo, era il... so se quale anniversario della pubblicazione del famosissimo articolo di Turing, forse un nome che avrete sentito nominare, On Computable Numbers with an Application to the Unschaltung's Problem. No, quell'articolo, di cui non vi consiglio la lettura perché non saremmo in grado, a meno che non avete fatto almeno una laurea triennale in matematica, non sareste in grado nemmeno di leggerlo, come peraltro io stesso ho sempre trovato estrema difficoltà ad andare oltre la terza pagina. Nonostante Turing fosse un grandissimo divulgatore, i suoi saggi famosi poi che sono andati per esempio quello in cui si definisce il concetto di macchina di Turing, scusate, di test di Turing, sono fondamentalmente testi, diciamo, di alta divulgazione teorica, però quel libro invece, quel lavoro è proprio matematico. Ora, quel testo dice che cos'è una macchina computazionale, cioè un sistema formale, un sistema basato su regole esplicite che si applica insieme di simboli discreto e finito. Poi 10 anni dopo, quando costruirono i computer, scelsero l'alfabeto binario per costruire i computer perché era comodo dal punto di vista ingegneristico, cioè avere una cosa che assume due stati diversi, uno stato fisico che assume due stati diversi, è molto più facile che uno che ne assume 10 o 100, no? Cioè la possibilità di errori casuali nel funzionamento della macchina è molto più bassa. E poi c'era un'altra bella cosa nella formula, diciamo, nella notazione binaria, che c'è un isomorfismo tra la logica delle proposizioni, cioè la teoria della verità formale applicata a logiche, appunto, a proposizioni con valore binario, bivalenti, veri e falsi, e l'aritmetica. Per cui lo stesso circuito, per dirla in modo semplice, spero con ci siano informatici che mi mozzichino poi dopo quando finisco, lo stesso circuito può sia fare moltiplicazioni che fare congiunzioni logiche. No, è la stessa identica operazione, dipende dal modo in cui tu la interpreti, ma diciamo dal punto di vista meccanico, per cui c'era un duplice vantaggio, c'era una teoria molto rigorosa di come funzionassero queste cose e su come si potessero implementare in circuiti elettrici. No? Shannon aveva scritto un articolo in cui Shannon era il fondatore della teoria della comunicazione matematica, che ebbe una storia anche in questo sviluppo dell'informatica molto importante, e non solo, no? Aveva dimostrato che si possono usare circuiti elettrici per fare quella roba là. Per cui, mettendo insieme tanti circuiti elettrici, avevamo una macchina che poteva rappresentare addizioni, moltiplicazioni su numeri binari, ma che non hanno alcuna differenza rispetto alle stesse operazioni su numeri decimali o esadecimali, o come posto che siano una notazione ovviamente posizionale, e invece calcolo logico. Questi nuclei, no, erano la base di costruzione di computer, ma ciò che c'è là dietro, no, è l'idea di Turing, che appunto bisogna formalizzare, rendere tutto molto, molto rigido, dire se A o B, se è 0 o 1, non ci sono scappatoie, il famoso tertium non dato. Stante questa caratterizzazione, cioè i dati vanno codificati in modo rigorosamente formale, ma si possono costruire procedimenti automatici che elaborano questi dati. Quali sono questi procedimenti? Sono gli algoritmi che noi utilizziamo per fare calcoli, che però sono interpretabili non, diciamo, anche in modo diverso, no? Questa era l'idea fondamentale. Cioè, in realtà l'aritmetica, vista in questo modo, è tutto sommato un gioco formale di simboli che vengono composti attraverso regole. Il fatto che li interpretiamo come 0 e 1, qualsiasi sia la posizione filosofica che noi abbiamo verso i numeri, esistono veramente, sono costrutti della mente umana, noi matematici, i filosofi della matematica, sì, da Platone in poi si scannano su questa cosa. Noi diciamo, però, quei due simboli rappresentano sì queste entità, i numeri, ma possono anche rappresentare altre cose. Bisogna trovare strategie opportune. E sin da subito, no, si pensò che un modo per utilizzare questi simboli era metterli insieme per collegarli insieme di simboli più grandi, come ad esempio l'alfabeto, per cui veniva ovvio a pensare che si potesse trattare anche il linguaggio, no? E da lì poi nasce tutta una storia che è quella che poi oggi vediamo rifiorire con l'intelligenza artificiale degli ultimi decenni, che invece però appunto inizialmente aveva ancora questa idea delle regole, della logica o simili alla logica. Per esempio le grammatiche di Chomsky sono meccanismi molto simili alla logica, fondamentalmente, per descrivere il funzionamento dei linguaggi, insieme di regole. Ora, i computer sono una cosa del genere, e per cui quando noi
cominciamo a usare i computer, ci rendemmo conto che bisognava, di fronte a questa complessità, molteplicità del testo, no? Irriducibilità del senso del testo, però noi dovevamo venire a patti con il fatto che il computer era quella roba là. Ma questa, diciamo, costrizione che era esterna al metodo tipico delle scienze umane, in realtà poi poteva diventare anche un punto di partenza, no? Perché ci interrogava come umanisti. Ora, ripeto, non è che gli informatici umanisti nel testo sono stati i primi a farlo, no? E non è che non esistessero dei precedenti, nella storia si trovano sempre precedenti. Guardate, se voi andate alla ricerca di qualcuno che ha già detto qualche cosa, lo troverete sempre, ovviamente mutatis mutandis, con diversi contesti, no? Ma troverete gli antecedenti dell'ipertesto, l'antecedente della, diciamo, dell'analisi empirica e quantitativa del linguaggio, eccetera, eccetera. Cioè, ci sarà sempre qualcuno che l'ha fatto, no? Però c'è un momento in cui tutto ciò, no, diventa catastrofico, nel senso della teoria del caos, cioè produce un cambiamento radicale e introduce nuovi paradigmi. Per cui, no, il problema della teoria per noi qual era? Era proprio dire: ma come facciamo a trattare il testo letterario con il computer? No? Qual è il punto, il processo, meglio ancora, il processo che ci porta da quell'oggetto lì complesso che noi riveriamo? Moretti ha scritto che gran parte della critica letteraria, in tutte le sue articolazioni, in realtà è un esercizio teologico, per altre ragioni, ma insomma aveva ragione in questo. Cioè, chi studia i testi letterari ha un atteggiamento teologico verso il testo o verso l'immagine. Come facciamo a fare questo passaggio? Per cui, per quello il problema della teoria. Il problema è capire, anzi meglio, della teoria. È una parola pericolosa, soprattutto per l'uso che se ne è fatto negli ultimi 25 anni nell'ambito della, diciamo, della teoria letteraria o di origine nordamericana, per cui comunque quantomeno del metodo, della metodologia, cioè come fare questo passaggio. E da qui nascono tutta una serie di riflessioni molto importanti. La tradizione italiana, ad esempio, almeno quella che è stata chiamata la scuola romana, da un articolo che uscì ormai molti anni fa, insomma, appunto in parte contrapponendo invece una tradizione leggermente diversa, che era quella torinese, ma insomma, comunque è il problema della codifica, no? Il problema che Orlandi aveva individuato, che essendo il nostro maestro, poi abbiamo tutti quanti ripercorso, sebbene poi distanziandoci dal modo in cui forse lo intendeva lui, da una certa rigidità nella posizione, comunque no, il problema della codifica problema importante, e per questo noi poi negli anni abbiamo dato molta attenzione a come rappresentare i testi, no? A quel momento iniziale in cui da una parte poi, no, la tradizione filologica era un punto di riferimento, ma non c'era solo quella, c'era tutta la storia delle discipline del libro, discipline anche della gestione del patrimonio del libro, no? Del patrimonio librario, no? Perché appunto in questo sguardo, in questo tentativo di ridurre la complessità, la molteplicità a una struttura formale, no? Ci si rendeva conto che non bastava un solo punto di vista, un'unica prospettiva, che il testo era qualcosa che si poteva presentare a più livelli, a più strati. Ora, questo è quello che è avvenuto in quegli anni e che poi ha portato a tutto un insieme di accadimenti, anche di diatribe teoriche, sia in Italia sia all'estero. E che trovate come il nucleo di questo libro. Ma il tempo passa e le esperienze ci cambiano notevolmente. Che cosa avviene durante gli anni? Intanto avviene che noi, mano a mano che cresciamo, entriamo in contatto con i colleghi, no, che lavorano negli stessi campi a livello internazionale. Non che in quegli anni non ci fossero contatti, alcuni autori, alcuni studiosi erano attivi già appunto all'inizio degli anni 90, Manfred Thaler per esempio, che è andato in pensione qualche anno fa, ma che è un altro dei punti di riferimento con cui ad esempio Dino Buzzetti ha a lungo lavorato, e io ho avuto modo di incontrarlo più volte prima che andassi in pensione, insomma, anche in parte anche dopo, però ovviamente era una visione molto limitata, e soprattutto persone, colleghi con cui si era fondamentalmente d'accordo, no? Cioè quello che si pensava era più o meno una cosa simile, o comunque convergenti. L'avvento di internet ci permette di vedere questo mondo e di entrare in contatto e dunque di vedere quello che succedeva fuori. E quello che succedeva fuori è che a partire dalla fine degli anni 90, no, c'è una vera e propria esplosione di questo fenomeno dell'informatica applicata al mondo della ricerca umanistica. Esplosione che ha vari, in realtà, vari
centri, ma di cui il più grande e più importante era sicuramente quello nordamericano, quello statunitense, per varie ragioni. Uno è il fatto che sono tante università, sono moltissime, non che in Italia noi ce ne abbiamo poche, ma sono moltissime, e in gran parte private, in gran parte libere dai vincoli, dal tipo di mentalità un po' burocratica che vede la ricerca in Europa in generale, ma in Italia in particolare, insomma, per cui anche se ci sono anche lì delle stratificazioni, non crediate che tutto è così semplice, insomma, però soprattutto in quegli anni poi c'erano tanti soldi, c'erano dei soldi che hanno permesso di fare iniziative di grande scala, no? E soprattutto sul piano della digitalizzazione in prima istanza, no? All'inizio, a partire dalla metà degli anni 90, mi pare che il National Endowment for Humanities, che è appunto l'ente di ricerca che finanzia la ricerca umanistica nel Nord America, istituì un ufficio proprio per le Digital Humanities, no? Che finanziò progetti solamente di questo tipo, e per cui gli americani ebbero moltissimi soldi, poi c'erano anche altri fonti di finanziamento, insomma. E dunque intanto cominciano a creare risorse, a riflettere, a creare piattaforme, alcune ancora attive oggi, sebbene modificate, altre completamente dimenticate, perse nei vari cimiteri digitali della rete, di cui rimane traccia forse in qualche libro che fu scritto, o articolo che fu scritto in quegli anni, ma che però no, diedero a questo movimento un andamento esplosivo. Un andamento esplosivo significa anche che però, diciamo, meglio, diciamo, espansivo, perché l'espansione tende a distruggere, l'espansione invece no, ingloba, no, mette dentro altri. No? E questa espansione fece sì che se inizialmente, grosso modo, il gruppo che si occupava di humanities computing in Nord America, grosso modo collegati molto strettamente con il gruppo che lavorava in Inghilterra, centrato in gran parte su Oxford, e poi varie esperienze laterali, parallele, in Francia, in Germania, importanti, ma comunque di fatto, insomma, legati a quello, facevano cose simili, anche magari con modi e contesti diversi, ma facevano cose simili. Quando l'espansione cominciò a diventare veramente grande, luminosa quasi, no? E allora dentro ci capitarono in molti, o meglio, furono attratti molti, persone che facevano cose del tutto diverse. Nel frattempo, quello che succedeva, per esempio, questo è un passaggio che Dino Buzzetti nella prefazione del libro racconta quasi dolendosene dal suo punto di vista, e più volte noi abbiamo di questo discusso, no? Il fatto dell'avvento del web chiaramente aveva portato alla ribalta il fatto che potesse essere, diciamo, un esito della ricerca quello di mettere online risorse digitali, e a quel punto il fatto che la teoria fosse così forte dietro queste risorse non era così importante, perché comunque tanto l'importante era fare cose, creare risorse, fare siti web dedicati a autori, mettere online trascrizioni di carte, di manoscritti d'autore, tutto ciò, peraltro aiutati anche da chi da fuori lo faceva per motivi anche non legati alla ricerca, no? Google comincia la sua campagna di digitalizzazione proprio in quegli anni, fine degli anni 90, e con la potenza di una, diciamo, inizio anni 2000 più che fino agli anni 90, con una potenza notevole, insomma, questo chiaramente poi ha impattato anche sulle possibilità di fare cose, no? Perché avendo risorse digitali si possono fare disponibili, già pronte, si possono fare molte più cose di quanto invece non fosse richiesto 20 anni prima, quando bisognava prendere il libro dalla biblioteca, digitalizzarlo, spesso con operazioni molto complesse e lunghe, poi correggerlo, poi magari programmare direttamente in un linguaggio tipo Snowball o linguaggi dell'epoca, no? Un sistema per fare concordanze, che era ancora una volta, ancora a quei tempi, una cosa complicatissima. Oggi uno usa Voyant e si ha un motore online disponibile gratuitamente per fare tutte le concordanze, gli indici di frequenza, le collocation che gli pare, senza pagare una lira, insomma. All'epoca invece era una cosa ancora molto complicata, per cui, no, tante risorse, tanti strumenti, e a un certo punto, no, in America nasce appunto questo grosso movimento che si espande poi a livello anche internazionale, no? Che richiede un cambiamento di nome, e qui vengo al problema con cui inizio il libro, no? Ma perché digital humanities e non informatica umanistica, visto che tu hai detto, no, la tradizione è importante, la teoria, ma come, e perché hai usato questo termine?
Ma perché, e questo libro in parte di fatto è, riconosce questa, cioè, diciamo, questa mutazione che è avvenuta e che poi è arrivata anche da noi, no? Quando noi abbiamo iniziato, appunto, pensavamo che era serio fare le cose in un certo modo e chi non lo faceva era sbagliava, no? Avevamo ragione per molti versi, molti errori furono fatti, molti progetti anche in Italia hanno dovuto essere ripescati per la collottola perché avevano fatto scelte sbagliate proprio in virtù della riflessione teorica, no? Che non c'era stata secondo noi o secondo alcuni, no? Cioè, però quando il movimento diventa così esplosivo, cioè le cose non stanno più allo stesso modo, è chiaro che non possiamo dire che no, solo noi abbiamo ragione nel modo in cui si fanno le cose, anche perché le cose le fanno anche gli altri, le fanno magari meno efficaci, però funzionano, oppure meno teoricamente fondate, non meno efficaci, ma diciamo, meno solide dal punto di vista dei principi, ma efficaci, che funzionano, che creano dibattito, che creano interesse, che hanno visibilità, che creano didattica, per esempio, una cosa che noi all'epoca avevamo sì visto come importante, ma che insomma era sempre secondaria rispetto al problema della ricerca, no? Al problema del dire fondiamo una disciplina sulla base di principi solidi e dunque poi andiamo anche a rivendicare il diritto di esistenza. No, questa cosa avviene appunto nell'inizio del nuovo secolo, millennio, quando no, viene coniato il termine digital humanities. Qua diciamo, le storie sul termine digital humanities sono varie, no? E la vulgata, come la vulgata che vuole che la fondazione dell'informatica umanistica sia dovuta a Padre Busa, che è vera, ma è una vulgata per cui con degli elementi di non verità, ci sono cose al di fuori di quello che faceva Padre Busa sin dagli anni 40 e anche prima, in alcuni casi addirittura, che non sono state diciamo, collocate, no, nella vulgata, per cui sono state in qualche modo escluse. La vulgata sulla storia del termine di digital humanities è che appunto John Unsworth Ray Siemens e Susan andarono all'editore che era diciamo una Blackwell, che è una parte di un grosso gruppo che è Wiley, e proponendogli questo compendium. Ora, un compendium della Blackwell è quando no, tu esisti, cioè sei un qualcosa di cui vale la pena dare attenzione, no? È una disciplina che si è consolidata, un approccio che ha avuto un suo successo, e il compendium della Blackwell significa avere avuto riconoscimento sufficiente per poter dirsi, no, noi esistiamo. Di fatto no, era il passaggio, diciamo, il battesimo di questo campo di studi che aveva vissuto difficoltà, ritrosie, anche dove ha avuto grande successo, dove c'era grande presenza, grandi soldi, però comunque era sempre visto con certo sussiego dai colleghi dei grandi dipartimenti di Yale, per esempio, dove si faceva, no, la grande teoria della letteratura nordamericana, no, cioè, roba che non, cioè, non riguarda, no? I libri che erano usciti negli anni 90, anche interessanti, ad esempio di analisi computazionale stilometrica di autori, erano stati stroncati, come questa non è critica letteraria, non è cose che danno nulla, e le edizioni, no, le edizioni di Chaucer, di Robinson, fu massacrata, non è un'edizione, no? Per cui non è che no, le cose anche nel Nord America, dove comunque rispetto a noi era un altro mondo, le cose andassero, però di fatto insomma c'era questa. Ora il compendio rappresenta questa sanzione e si dice che appunto l'editore disse ma humanities computing fa paura, computational humanities, Dio ce ne scampi, digital humanities, erano gli anni appunto in cui già era avvenuta la rivoluzione digitale, quella che noi abbiamo chiamato tecnologia di internet, per cui digital era qualcosa che ormai è diventato digitale, un termine che era entrato nell'uso comune della pubblicistica, del parlare comune dei giornali. Era uscito per esempio il famoso libro di Negroponte, no? Che aveva detto questa è la rivoluzione perché i bit non pesano, atomi e bit, no? I bit non pesano a differenza degli atomi, si possono trasportare, archiviare senza problemi, cosa che in realtà poi abbiamo visto non essere per niente vera, perché anche i bit alla fine hanno un peso in un certo senso e richiedono energia, richiedono lavoro, richiedono server farm che assorbono una quantità enorme di energia e di risorse, per cui insomma le cose anche, diciamo, anche lì, diciamo, alcune idee che circolavano negli anni 90 poi si sono rivelate piuttosto fallaci. Comunque digital andava di moda, per cui e poi che cosa? Beh, humanities, perché nell'ambito anglosassone, appunto, l'area delle quelle che noi chiamiamo le scienze umane, no? Le scienze letterarie, storiche, filologiche, no? Sono le humanities. Con un'unica parola, no?
Per cui Digital Humanities fu intitolato il Companion to Digital Humanities, e quello rappresentò il punto di svolta. Negli stessi anni, fondamentalmente, viene fondata l'Associazione Internazionale di Digital Humanities, LADO. In realtà associazioni scientifiche su questi ambiti già ne esistevano, no? Per esempio l'Europea Association for Literary Linguistics and Literary Computing, l'AALC, no? Era stata fondata nel 73. Grosso modo, pochi mesi dopo nasce l'americana Association for Computing in the Humanities, ACH. Per cui non è che non esistessero le associazioni, e cooperavano anche, no? Però ancora erano piccole associazioni scientifiche, no? Fondamentalmente nordamericane e anglosassoni, con pochi presenze di qualche collega dal resto del mondo, no? Mentre proprio dopo l'uscita del Companion nasce la grande associazione internazionale, nasce il convegno internazionale. In realtà questo succede un po' dopo, ma insomma il convegno internazionale, che inizialmente era il convegno congiunto da queste due associazioni, quella europea e quella nordamericana, poi diventa, appunto, quando cambia il nome dell'associazione internazionale, diventa Association for Digital Humanities Organization, cioè Alliance, scusate, non Association, Alliance of Digital Humanities Organization, no, diventa il DH, la DH Conference, che è quella che poi si svolge ogni anno, quest'anno, anzi siamo ancora in quest'anno, è stata a Graz, e questa cosa qua, appunto, decisamente cambia radicalmente, perché da una parte, ovviamente, la visibilità ti dà anche la possibilità poi di avere posizioni, cattedre, corsi, e dunque nuovi studenti che diventano poi ricercatori, ma che si occupano di cose completamente diverse. E in questa diversità, no, a un certo punto c'entra un po' tutto quanto. L'altro piccolo punto di svolta è quando si fu fatto il convegno di H a Stanford, il cui motto fu Big Tent Digital Humanities, cioè grande tenda, no? Proprio a indicare il fatto che noi, no, siamo inclusivi, no? Dentro, sotto questa grande tenda, c'è, cioè, chiunque in qualche modo ha a che fare con l'informatica, essendo uno studioso di provenienza che si applica su oggetti della ricerca umanistica, ma anche viceversa, pochi, non molto più limitati, ma insomma qualcuno che, venendo dalle scienze STEM, soprattutto dall'informatica, no, però si era per avventura incuriosito di problemi o di questioni di ricerca legate a questioni di ricerca di tipo umanistico o di tipo linguistico. Ovviamente poi la linguistica è chiaramente il punto di contatto più forte, no? Perché, appunto, nel frattempo la linguistica computazionale era diventata una disciplina full-fledged a tutti gli effetti, con associazioni anche lì, convegni, con pratiche scientifiche ben consolidate, ben definite, con un approccio molto più ingegneristico nella media rispetto a quello che non è per le digital humanities, ma comunque di fatto occupandosi di linguaggio, che è il punto d'unione tra questi due universi. E questa, appunto, questa Big Tent a un certo punto è diventato poi il motto di un procedimento in cui dentro, no, le digital humanities sono andate a finire moltissime aree di studio e di ricerca che inizialmente non erano state contemplate. Io nella introduzione cito un paio di frasi di un collega nordamericano, il signor Ramsey, che peraltro è scomparso perché ha purtroppo problemi di salute molto seri. Ma insomma, a cui si deve uno dei momenti di più aspro dibattito nella comunità, diciamo, delle DH internazionale, durante il convegno della Modern Language Association, la situazione, diciamo, di studi linguistico-letterari inglesi di stanza in Nord America, più Inghilterra in parte, in cui c'era un panel dedicato, intitolato Who's In and Who's Out, che voleva proprio dire, no, ma chi è che, o meglio, che cosa sono i digital humanities? Chi è che sta dentro e chi è che sta fuori, no? E lui fece una proposta molto, molto provocatoria, che diede anche adito a un dibattito asprissimo nei mesi e in parte negli anni successivi, oggi completamente in parte dimenticato, ma insomma. Però lui iniziò dicendo che il termine digital humanities, no, può significare qualsiasi cosa, no? Da media studies all'arte elettronica, da data mining alle scienze e alle tecnologie per l'educazione e per la formazione, dalla filologia digitale ai blog anarchici, no?
invitando peraltro a sentirsi rappresentati in questa etichetta anche i code junkies, cioè diciamo gli hacker, quelli che fanno codice, e poi gli artisti digitali, i transhumanist, cioè chi si occupa della, diciamo, dell'evoluzione, no, culturale delle nostre civiltà e civilizzazioni, spinte dalla rivoluzione digitale, no? Per cui, che ne so, Catherine Hyde, un'autrice molto, molto citata, no? Appunto, che è la teorica del postumano, o una delle teoriche del postumano, insomma, venendo dagli studi letterari come formazione. I teorici dei giochi, no? Quelli che hanno cominciato ad analizzare i giochi, cioè i giochi digitali, ovviamente, i giochi di computer, come se fossero manufatti oggetti culturali, e dunque applicando le categorie, ad esempio, della narratologia, no? O dicendo che non era possibile applicare quelle categorie come Aspen Arset, dicendo che quelle cose, però di fatto no, si occupavano di oggetti digitali, culturali, che dunque nascevano. E peraltro in tutto ciò ovviamente la spinta veniva dal fatto anche che, mentre quando abbiamo cominciato noi, la cultura digitale, come, vista come nativamente digitale, cioè gli oggetti culturali di tipo digitale nativo, no, erano quasi inesistenti, c'erano alcuni ipertesti, mi ricordo. Quando cominciai io, i primi ipertesti letterari erano appunto negli anni 90, c'era Joyce, questo scrittore, ma che ne aveva pubblicato qualcuno, con la famosa Eastgate, che era una casa editrice che pubblicava ipertesti narrativi. Credo che forse esista ancora il sito web, insomma. E aveva pure sviluppato un software per fare questa cosa. C'era, insomma, però parliamo, c'era ovviamente un po' d'arte digitale in modo molto, molto, diciamo, rudimentale. Che però anche quella non è che nasceva dal nulla, nasceva da quello che aveva fatto Paik negli anni 70, e tutta la video arte degli anni 70, in parte l'arte concettuale, cioè, per cui sono tutte cose che, ripeto, trovate sempre qualcuno che l'ha fatto prima in qualche modo. Per cui tutta questa, diciamo, questo tipo di sperimentazioni con l'espandersi della rete diventano esplosive, no? Per cui diventava evidente che non dovevamo solo occuparci di Shakespeare o di Dante o di Svevo, come facevo io da contemporaneista, ma anche di gente che produceva cultura, e non solo, che nascevano nuove forme di cultura e che andavano studiate, no? Perché in quegli stessi anni nascono i social media, no? E diventano anche qui una trasformazione epocale, no? La gente si esprime in modo aperto e orizzontale, come prima non era possibile se non al bar, no? Con gli effetti nefasti che abbiamo visto oggi, no? Per cui prima, se qualcuno al bar diceva la terra è la piatta, gli dava il bicchiere, diceva, vabbè, il povero Peppe è un imbambito. Oggi invece, no, dirlo su Facebook significa che quantomeno qualcuno, no, ti legge, poi qualcuno ti rimanda per di guarda questo imbecille che dice, però comunque devo far circolare la cosa, per cui il fatto che la terra è piatta, no, ogni anno ci arrivano anche noi messaggi di gente che crede veramente che la terra è piatta, pur, spera, qua dentro nessuno creda in qualche modo a questo tipo di cose, no? Però è cultura, cioè è espressione dell'attività simbolica della specie uomo, no? Nelle sue varie articolazioni linguistiche, tra l'altro con una diversità che non esisteva prima, cioè il fatto che c'è un'unica platea mondiale in cui tutti si possono esprimere, una cosa che non è mai esistita fino all'avvento della rete internet, soprattutto dei social media, perché la prima fase del web degli anni 90, sì, è vero che non tutti potevano leggere tutto, ma erano in realtà pochissime fonti, e in gran parte scientifiche, no? Per cui è solamente dopo che, no, veramente chiunque poteva dire quello che pensava. Prima con i blog, ma ancora il blog richiedeva, bisognava scrivere 2 o 3 pagine, insomma, una cosa mica da poco. Fare un tweet, no, richiede molto meno. E per cui questo diventa un oggetto culturale di per sé, digitale, che va studiato. E come va studiato? Beh, si può studiare intanto con gli strumenti della teoria della cultura, o anche quella letteraria, ma non solo, no? Con gli strumenti della storiografia, perché sono anche testimonianza di fatti storici, no? Legata alle primavere arabe, quello che ha significato Twitter, no? Per cui, però, no, non è detto che siano strumenti digitali per studiare gli oggetti digitali. Questi sono digital humanist. Dibattito ci può stare, però di fatto lo divennero, no? Gente che faceva questo divennero parte di questa comunità. Poi avevano anche le loro comunità separate. Diciamo, la conseguenza di tutto questo è che c'è stata appunto questa espansione, questa esplosione, che negli ultimi anni però ha avuto anche un drawback, no? Cioè un ritorno, cioè alla fine non capiamo più che ci stiamo a fare in un convegno come Digital Humanities, no? Chi si occupa magari di filologia dantesca, oppure chi si occupa di storiografia medievale,
digitale, sì, o computazionale, sì, ma perché ci sto accanto a uno che invece no, si occupa di Black Studies e fa siti web di, recuperando magari no, i diari degli schiavi della Louisiana, no? Sì, magari questo ho fatto un esempio in cui diciamo forse c'è più contatto di quanto non possa sembrare, però di fatto per uno che si occupa di danza, diciamo, ma perché io sto con uno che fa i diari dei cioè, non, cioè perché andrei in un convegno insieme, parlare insieme e magari usando meglio di tutti i diversi. Allora, questo per darvi un'idea della difficoltà di fare questo libro, no? Di cercare di capire come da che taglio dare, perché da una parte ovviamente la mia storia mi portava a dire, beh, ma io ho chiaro che cosa è l'informatica umanistica italiana. La chiamo Digital Humanities perché, lo dico nel libro che dimenticavo, perché io poi alla fine ho detto Digital Humanities? Perché appunto io di fronte a questo non potevo far finta di niente. E in italiano non si può tradurre Digital Humanities, non esiste una formula che funziona allo stesso modo, noi umanità non lo usiamo in senso come sostantivo, no? Sì, sì, talvolta lo si trova, ma è un, diciamo, non, è un uso. Scienze umane digitali. Scienze umane digitali, vedete quante, vedete, Enrica ha fatto subito una smorfia. No, scienze umane computazionali ancora peggio, no? Perché fa paura, no? Ma digitale è sufficiente a dire tutto questo? Beh, digitale per esempio è qualcosa che ha a che fare con la rappresentazione, non con il modo in cui tu manipoli questi dati, no? Dove appunto sarebbe meglio computazionale, per cui la scienza umana digitale e digital humanities brand che funziona come Nutella, no? Lo riconoscete subito, no? Se io vi dico la crema, ciao Leo Creme con la crema, è buonissima, sì, vabbè, ma Nutella. No? Così digital humanities. Sappiamo che dentro Nutella ci sta un sacco di monnezza, però alla fine no, sì. Ah, vabbè, ho capito. Ci sono tante cose che possono essere. Ma poi, tra l'altro, cioè, su questo pure ci sarebbe da discutere, perché insomma, no, questa cosa. Però, no, di fatto è un marchio che è riconoscibile. E digital humanities è un marchio. E per cui ho fatto questa scelta. Manteniamo Digital Humanities, che comunque rappresenta un movimento. Devo dire, questo suffragato anche da Tito Orlandi. Mi sarei mai aspettato una cosa del genere, perché lui invece è proprio uno, diciamo, rigido, ferreo, no? La codifica. Lui, ancora oggi, nell'ultimo libro che ha scritto qualche anno fa, no? Dice che non bisogna usare le interfacce grafiche per i computer, bisogna usare Linux, anzi meglio Unix lui vorrebbe, ma Unix ormai non lo può usare più nessuno, perché non ci sono macchine che implementano Unix direttamente, bisogna trovare qualche mainframe degli anni 80 che ancora hanno il vecchio Unix, no? E solo quello, no? Scrive perché cioè, l'idea è, però, guardate, deriva da quell'idea teorica, cioè solo vedendo la formalizzazione del linguaggio, il modo in cui il linguaggio informatico ti porta a dover scrivere esattamente le cose in quel modo, perché così richiede l'informatica, e tu capisci i limiti dell'informatica, ma anche i vincoli, diciamo, dell'informatica, ma anche le potenzialità, no? Che ti chiede di rendere chiaro a te stesso ciò che stai facendo, no? Che ti, no, ti interroga su che cosa fai quando fai critica letteraria, quando fai un'edizione critica di un testo, quando studi un fatto storico e cerchi di darne conto, no? Riportando i documenti d'archivio che danno queste testimonianze, facendo una sintesi, quando guardi un quadro, no? Oppure quando fai rapporti interni, che cosa è veramente questa cosa qua, no? Perché se usi l'informatica non puoi evitare questo passaggio. Allora Orlandi dice, in ultima analisi, se usi l'interfaccia grafica, questa cosa un po' te la dimentica, no? Vedi il testo digitale rappresentato direttamente, l'immagine digitale, no? Però appunto lo stesso Orlandi poi, quando nel convegno Digital Humanities del 19, di cui ebbi l'onore di essere co-chair insieme a un'altra collega che qua è nata, Elena Pierazzo, che ha fatto ampia carriera all'estero nelle Digital Humanities, che è stato peraltro il più grande convegno della storia delle Digital Humanities fino adesso, e lui ebbe il premio appunto alla carriera, no? Anche grazie alla mia proposta, ma poi valutato poi da una, diciamo, da un pool di esperti di cui io non sapevo nemmeno i nomi, per cui diciamo non ho avuto altro ruolo se non quello di proporre, no, una persona. E lui, vedendo questa ricchezza, no? Fu un convegno enorme, c'erano mi pare 1050 partecipanti, 700-600 relazioni, veramente il più grande della storia di questa cosa qua, no? E disse, beh, ma in effetti è vero, io ho sempre creduto che no, noi eravamo quelli che detenevamo il verbo nero dell'informatica umanistica seria, se quella solida, ma questa vivacità è comunque qualcosa di importante. E appunto, nel frattempo io questo libro avevo già cominciato a lavorare, per cui mi ero reso conto che bisognava per forza dare conto anche di questa complessità. Complessità che vede anche posizioni sulle quali non consento, no? Alcune visioni, per esempio, soprattutto nordamericane, ma non solo, che hanno trasformato le digital humanities in attivismo politico-culturale, cosa che io sono stato militante a miei tempi, cioè non è che non consento da un punto di vista
diciamo, politico, o lo posso fare o non fare, ma questo non è il problema. Il problema è, no, trasformare l'attività scientifica tout court in attività di attivismo politico, no? Perché secondo me è una strada che produce danni ed è una scorciatoia non sempre solidamente fondata. Comunque sia, ci sono, no, moltissimi, soprattutto in Nord America, colleghi che di questo si occupano, cioè che vedono il digital come un attivismo politico culturale prima che un'attività scientifica, e per cui fare Black Digital Studies, Feminist Digital Studies, neo post-colonial, no, perché non è il semplice il post-colonial alla Said, Digital Studies, Di etichette ne sono nate moltissime negli ultimi tempi. Se voi volete avere un quadro di questa situazione, potete vedere i libri pubblicati, qual è l'editore della serie, The Bates in Digital Humanities, non mi ricordo più, purtroppo ormai all'età di 55 anni cominciano ad esserci questi buchi o glitch nella memoria puntuale che sono veramente noiosi. Comunque, The Bates in Digital Humanities è una serie che nasce mi pare a New York, diciamo, da un gruppo di colleghi di New York, e che poi ha prodotto vari libri su tutti quanti raccolti, simili a questa, molto più agili come contributi più piccoli, talvolta direttamente presi dal blog, no? Un po' più instant book, anche se talvolta hanno richiesto anni e anni di lavorazione, in cui c'è molto ben rappresentata questa variante, come dire, potremmo dire i digital cultural studies, no? Dove cultural studies è quella cosa che non è quella cosa che nasce in Inghilterra, Bimbia, ma quella cosa che è diventata in Nord America, no? Gli studies, no? E dove l'aggettivo digital sta a indicare il fatto che si fanno quelle cose là, no? Cioè, no, analisi critica della società, della cultura, della politica, delle tradizioni culturali, anche del canone, quello che vi pare, no? Però con l'intento di disrupting, cioè di smontare, di vedere dove stanno i poteri ad attaccarli, e dunque il digital diventa uno strumento anche per fare questa cosa qua. E c'è, no, questa forte presenza, e tra l'altro io, no, nel fare questo libro ho dato voce in parte, ovviamente qua noi in Italia non abbiamo Black Digital Studies o American Native Digital Studies, perché non abbiamo purtroppo, no, una presenza forte di culture nere, almeno fino a qualche anno fa, soprattutto non l'abbiamo rappresentata culturalmente, no? Mentre ovviamente per gli americani le cose è molto diversa, non che non l'abbiamo, oggi ne abbiamo moltissime, sarebbe il caso di farlo, ma non abbiamo una rappresentazione culturale, no? E non abbiamo, almeno, non avevamo il peso della schiavitù, in realtà l'abbiamo ricreata in versione postmoderna, ma insomma, diciamo, quella storica, no, per cui lì, no, quel nesso storico-politico è molto forte, no? Mentre la questione di genere invece è molto importante, abbiamo qua una forte tradizione, però digital gender studies non, in Italia non ne ho visti molti. E allora, cioè, nel libro c'è invece un capitolo che dà una visione, in questo caso diciamo geopolitica, delle digital humanities, e punto critica la versione occidente-centrica, che poi in gran parte rappresentata nel libro, giustamente, che è il capitolo scritto da Mimmo Fiormonte insieme alla Isabel Galin, Ximena del Rio, scusate, Isabel Galin è un'altra collega messicana in questo caso, Ximena del Rio Riande, che è invece argentina, anche se ormai gira un po' in tutto il mondo, mi sa che adesso sta a Londra, che è appunto dalla periferia dell'impero, per darvi un'idea della vastità di temi e di punti di vista. Allora, detto ciò, ovviamente il libro non è che poteva uscire poi dalla mia storia, no? Per cui io ho cercato di dare forma, e anche poi lo dico nell'introduzione, di dare la forma al libro che in qualche modo riflettesse il mio modo di intendere questo che io ho chiamato galassia delle digital humanities, no? Per cui da una parte riconosco che c'è questa esplosione, no? Questa diversità, e riconosco anche che la mia storia ormai è solamente una parte, forse addirittura minoritaria, di quello che sono i digital humanities oggi, no? Uno perché, e non perché sia la storia italiana, anche per quello, ma insomma, di fatto ci sono colleghi che la pensano come me in Nord America, con cui in Germania, insomma, ci sono, non è solo quello, non è solamente una diversità, come dire, di culture nazionali, no? C'è anche questo. Ma c'è il fatto che appunto questa esplosione ha fatto sì che si parlasse di cose del tutto diverse, usando metodi del tutto diversi, oppure esplorando fatti che all'epoca in cui ho cominciato a lavorare non erano nemmeno immaginabili, ad esempio tutta la parte delle geo-humanities, no? Negli anni 90 non si poteva nemmeno fare, c'erano i primi sistemi di georeferenziazione, ma era una roba iper difficile, professionale, no? Non si poteva pensare di fare quello che oggi può fare qualsiasi ragazzino facendo la mappa del testo letterario su Google Maps, no?
in cui si fa vedere il percorso, che ne so, di Andrea Sperelli quando va a fare il duello, no? L'ho fatta questa cosa per cui, insomma, cioè, per un progetto, diciamo, di didattica della letteratura attraverso l'informatica, per cui lo conosco da vicino, insomma, oppure qualsiasi altra cosa, insomma. No, oppure rappresentare graficamente nello spazio dell'inferno dantesco con immagini in cui tu poi fai la georeferenziazione in questo spazio fizionale dei giorni antichi. Ci sono 10.000 di questo tipo di applicazioni. All'epoca non si poteva proprio fare, non si poteva pensare. No? Si potevano fare analisi statistica dei testi, questo sì, ma non si poteva fare quello che si fa oggi, no? Cioè utilizzare algoritmi complessi come LDA Topic Modeling, Word Embedding, che poi sono diventati le ultime grandi innovazioni. Meglio che controllo, perché io tendo poi, posso parlare pure 6 ore, magari non me ne accorgo che ve ne siete andati e io continuo. Fai un quarto d'ora e poi apri le domande. Certo. Per cui, diciamo, il libro è anche costruito un po' riflettendo però questa mia architettura concettuale, magari nascosta. Cioè, la prima parte, e che poi risponde a quello che io nell'introduzione ho definito come la galassia dei digiornali. La galassia è una metafora che utilizzo ormai da parecchi anni, no? E alla fine poi andrà a finire in un libro, e lì per fortuna finisce, basta, non ne parlerò più, mi occupo di altro, perché sennò uno si ripete, ma questo purtroppo succede spesso. Perché la galassia? Perché la galassia, no, se uno ci sta dentro non vede bene come funziona la galassia, cioè poi gli astronomi lo fanno, però insomma capire, insomma, voi guardate il cielo, guardate sta macchia luminosa, soprattutto intorno alla costellazione del Cigno, e poi non è che vedete la spirale, stando dentro non vedi la struttura, no? E non c'è una struttura forte. No, però se tu la guardi da fuori, no, e invece questa struttura in parte è visibile, emerge, è molto fluida, senza confini, no? Però c'è un cuore, no? Il nucleo della galassia, poi ci sono, no, i bracci della spirale, e poi c'è il bordo esterno, quello che nelle saghe di fantascienza, in genere nel posto dove ci sono i nemici, quelli che non ci si può fidare, da cui arrivano, per chi di voi è fan di Star Wars o di simili, insomma, no? Dove arrivano minacce sconosciute, alterità, no? In una galassia che comunque, di fatto, essendo composta da tantissime specie, è comunque molto diversa al suo interno. No? Pensate al bestiario dei personaggi non umani che vivono in questi film di fantascienza, alcuni implausibili o quasi impossibili dal punto di vista biologico, no? Però insomma la fantasia permette di creare queste cose. No? Eppure c'è ancora qualcuno che è ancora più diverso, ancora più esterno. Bene, questa immagine, questa architettura, diciamo metaforica, mi è servita per dire appunto quello che io pensavo di cosa è questo mondo dei digiornali di oggi. Da una parte appunto non è una galassia, no? Per cui è qualcosa di molto grande, molto diverso, con gente dentro che fa cose del tutto diverse, come diceva prima la citazione di Ramsey, e alcuni dei quali non solo non si riconoscono reciprocamente, ma talvolta si odiano pure, cioè dicono: ma questo, ma perché stai qua a casa mia? Cioè tu non fai parte di questa comunità di studi, fai cose del tutto diverse, perché stai qui? Però alla fine si va ai convegni, si pubblicano riviste che sono più o meno simili, grosso modo, o le stesse, no? Si va, no? E per cui si sta dentro questa grande galassia, ma in realtà poi la galassia, se tu la guardi da fuori, cominci a vedere una struttura, e c'è un cuore, un core, no? Allora, uno dei problemi di cui ci siamo occupati più a lungo, noi che abbiamo fatto questa storia delle digital humanities dell'informatica comunista italiana, è: ma noi chi siamo dal punto di vista dell'architettura burocratica e istituzionale dell'Accademia italiana? No? No. E abbiamo cercato di darci una risposta, no? Ma noi dobbiamo essere qualcuno. Delle domande, datti delle risposte, no? Perché sei l'unico che puoi fare. No, ma dobbiamo perché? Ma guardate, questo non è una cosa da poco, bisogna fare carriera, anzi, entrare all'università, diventare professore di qualche cosa, o anzi, meglio, ricercatore di qualche cosa, poi professore, fare carriera, no? Chi ci valuta a noi sono gli storici medievali, i teorici e critici della letteratura, per me, Michelangelo è andato via, ma i filologi, no? Poi, loro sono bravissimi storici e filologi, io sono stato un pessimo teorico della letteratura, perché ho fatto faticato a far carriera nel mio mondo, no? E loro molto meglio di me, ma comunque con grande fatica. E questo per cui non è una, diciamo, dire troviamoci uno spazio in questa architettura non è una cosa da poco, e questo vale pure per voi giovanotti, perché voi adesso magari vincete pure un dottorato, ma poi diventate professori di cosa? Cioè voi diventate professori, spero, vi auguro tutti quanti 50, oppure magari no, volete fare carriera giustamente guadagnando un botto di soldi nell'industria privata, fate ancora meglio, no? Ma di letteratura, di storia medievale, di antropologia culturale, così, non di digital umanistica. In Italia non potete mai diventare professore di digital o di informatica umanistica, chiamiamola italiana che fa male, non potete mai diventare professore di quella cosa là,
perché non c'è un settore disciplinare. Allora, questa idea di dire, no, che c'è nella galassia un centro è anche, no, il frutto di questo tentativo, che è da una parte teorico, metodologico, dall'altra anche istituzionale, cioè c'è un nucleo e identifico il nucleo nell'aspetto metodologico, che è un po' l'aspetto che è un comune, no, a tutti quanta questa diversità. Non tutta questa diversità ci rientra, c'è gente che fa cose talmente aliene a me, al mio modo di vedere, che stanno nel digitale ma non sono, diciamo, non sono miei colleghi, poi fanno cose anche molto interessanti, però sono cose, però quantomeno uno storico, un letterato, un linguista, un filologo, uno storico dell'arte, no, ma anche in parte un sociologo, un teorico della cultura, no, ci fa, ha degli oggetti, no, e applica dei metodi per rappresentarli, dei, anzi dei sistemi di rappresentazione per rappresentarli, no, digitalmente, dei sistemi di dati, strutture dati e dei metodi che poi alla fine devono diventare grosso modo degli algoritmi. Per fare che cosa? Per fare analisi, per fare studio, per rispondere a domande di ricerca. Lo facciamo in modi del tutto diversi, perché una cosa è dire, no, capire qual è stato il rapporto, l'influenza dei contadini della Lunigiana sulle decisioni dei vescovi della zona, no? Non so se esiste una cosa del genere. Una cosa è dire qual è stato il rapporto tra l'escezionismo, diciamo, di Gadda e che ne so, la scapigliatura del secondo Ottocento milanese. Sono domande di tutto diverse, ma se io voglio rispondere usando metodi computazionali devo trovare il modo per rappresentare la scapigliatura testi, ovviamente in questo caso, e Gadda, e poi per rispondere alla domanda ma qual è, che cos'è l'influenza, usa le stesse parole, c'è un qualche modo per operazionalizzare questo, cioè per trasformare in qualcosa che mi sono preso. Per cui, allora, siccome abbiamo problemi comuni, io dico c'è questo nucleo e questo lo identifico un po' nel cuore della galassia, no? Ci sono problemi che sono il concetto di modello, la modellizzazione, il problema del metodo, i vari approcci che si possono utilizzare, cioè approcci che riguardano, come dire, richiedono, no, l'intervento umano in qualche punto del loop, no? La codifica del testo è in realtà un'attività manuale. Manuale, diciamo, non manuale nel senso che si usa la, però fatta da un essere umano, cioè il famoso human in the loop. La codifica non si fa da sola, siete voi che imparate l'XML perché me lo fanno studiare, no? Imparate la TI e poi prendete un libro, un testo, un documento, un manoscritto, un epigrafe, no? E applicate quel formalismo. Quell'intelligenza è la vostra intelligenza interpretativa analitica che si deposita su un formalismo. Se io invece prendo, faccio un OCR senza manco correggerlo, di 100.000 testi, e li do in pasto a un algoritmo LDA, no, che mi fa il topic modeling, tutto questo è fuori dal mio controllo. Cioè io so qual è l'algoritmo, spero, ho studiato un po' di matematica e teoria della probabilità, lo capisco, ma come potete vedere in questo procedimento, no, io non, diciamo, il mio intervento da umano è alla fine, quando interpreto, io direi meglio spiego, perché lì non è più interpretazione secondo me, questo è un problema un po' più raffinato su cui tralasciamo, no? Spiego quei dati o interpreto quei dati, no? Le topic prodotte dal topic, ma non sto nel frammezzo, io non ho fatto niente, sì, ho scelto quali testi mettere dentro e poi ho dato in passo all'algoritmo. In mezzo ci stanno un sacco di cose, diciamo, di sfumature diverse, però come potete vedere sono due poli. Da una parte, per esempio, tutti i link e data è un lavoro umano, ragazzi. La gente si fa il mazzo per codificare, formalizzando in linguaggi molto rigidi, no, informazione e conoscenza. In automatico c'è solamente quello che dopo si può fare con questi link e data. Però prima ci deve essere gente che dice, vedi, questo è un libro che ha queste caratteristiche, questa è una persona ha queste caratteristiche, questo è un concetto ha queste caratteristiche, queste relazioni vanno esplicitate. C'è un enorme lavoro umano che viene formalizzato. No? Una rete neurale? No. Voi prendete i testi, li date in pasta neuronale e vedete quello che esce fuori. Manco capiamo bene che cosa succede, peraltro, con le reti neurali. Però ci sono approcci, però di fatto sono entrambi approcci. Per cui riflettere su queste cose. Allora, questo rappresenta. Poi invece c'è, no, le applicazioni di questi metodi alle varie discipline. Allora c'è chi vorrà fare lo storico, chi vorrà fare il letterato, chi vorrà fare il linguista, utilizzando questi metodi, no? E diventerà probabilmente più un linguista che usa anche i metodi digitali, o uno storico, piuttosto che un digital humanist teorico, o meglio, io lo chiamerei forse un informatico umanista, ecco qua, recupererei per questo nucleo, quel vecchio titolo nostro. L'informatico umanista è quello che sta nel centro della galassia, o i digital literary scholar, historians, sanno, no, dei bracci. E poi c'è il bordo esterno, dove incontriamo gente che in realtà ci aiuta molto spesso, forse i linguisti computazionali stanno in questo bordo esterno, forse sono galassie che si intersecano, però insomma questa metafora mi piaceva. Il libro cerca di rispecchiare questa idea. La prima parte sono quelle che io considero
una visione dei metodi, no? La codifica del testo, la filologia intesa non come disciplina autonoma, ma come disciplina che permette di creare testi per qualsiasi disciplina, per qualsiasi ambito, no? Affidabili, relativi relativamente alla tradizione. L'analisi del testo, anche lì, non è che si fa text analysis solamente per studiare i testi letterari, anzi, è una parte infinitesima, no? L'uso degli strumenti di text analysis applicata ai testi letterari. Quello che si fa è studiare tutta la testualità, no? Corrente in vari ambiti per finalità anche non strettamente di ricerca, e qui usiamo gli stessi metodi, no? Gli studi di attribuzione, non è che servono solo a dire se quella chi era Shakespeare o che cosa ha scritto Shakespeare o chi è Elena Ferrante, ma servono ad esempio a dire se qualcuno che è un presunto assassino, che ha lasciato scritto delle cose, è veramente lui, perché l'autore di quello scritto, no, sono casi reali, no? Per cui insomma c'è questa, e la seconda parte invece sono la parte dei bracci di spirale, no? Le varie discipline, e tra cui c'è appunto il capitolo che ha scritto Enrica sulla storia, la storiografia digitale, ci sono i capitoli sulla geografia digitale, ci sono capitoli su l'epigrafia, che in Italia ha una forte presenza e tradizione, ci sono capitoli manco me lo ricordo più io. L'archeologia in Italia è stata importantissima, l'archeologia digitale. Ci sono capitoli su tante cose, ma c'erano tantissimi che non ci sono. Ho avuto anche la mentale da alcuni collega, perché non mi ha chiamato per farmi fare un capitolo su questo? Sì. È vero, a parte il fatto che Carocci già 400 pagine, ha detto, infatti costa purtroppo un po' tanto questo libro, 40 euro, che non è poco, senso. Però insomma, andare oltre non sarebbe stato possibile. È un po' perché, sì, è vero, negli ultimi anni sono nate moltissime, enormi, no? Esperienze, quantità, applicazioni, anche in Italia, no? Soldi che girano, ormai se vedete i progetti di ricerca, se non hanno un pezzo digitale, manco vengono valutati. Io ho avuto l'avventura e l'onore di essere membro di un panel dell'IRC, per il Consolidator, no? Anche all'IRC ormai, 120 proposte che arrivano al mio panel, grosso modo, no? Che noi valutiamo in prima fase, almeno 80 hanno una componente digitale. No? Di progetti IRC, che sono quelli di secondo livello, la fascia, e in più valuto anche quelli advanced, per cui insomma vedo, e insomma, sono moltissimi progetti digitali. E quelli che vincono, ho visto, ne vincono 10-11, grosso modo, almeno 7-8 hanno una componente digitale, per cui insomma è chiaro che c'è tantissimo anche in Italia. Alcune cose, diciamo, sono meno rilevanti, altre ci saranno, forse ci sarà una seconda edizione, però la farà qualcun altro. Però ecco, io sono convinto che alla fine dei giochi questa cosa qua rappresenta veramente almeno una parte consistente dell'eccellenza della ricerca fatta da studiosi italiani in Italia, in gran parte, ma non solo, per esempio Raffaele Viglianti, che ha fatto il capitolo sulla musicologia, lavora in Maryland, ed è prima è stata al King's College, poi è andato a lavorare in Maryland e non ha alcuna intenzione di tornare. Diciamo l'eccellenza degli studi di digital humanities italiani negli ultimi 30 anni. Le figure qui rappresentate come autori e gli studi qui rappresentati fanno una sintesi di quanto di meglio abbiamo prodotto, meno alcune cose che non ci sono potute entrare, permettono di dare un quadro che è situato, ma è comunque globale, perché ovviamente no, non possiamo non tener conto del fatto che negli ultimi 20 anni abbiamo lavorato ormai in un ambiente totalmente globalizzato, e che anche ci si occupa del codice della vicina, come fa Enrica, non si può non sapere cosa stanno facendo gli storici, diciamo, magari del New England, su manoscritti della stessa epoca, oppure epoche precedenti o successive, perché i metodi appunto poi ci chiamano all'unità. Ebbene, alla fine volevo usare slide, ma forse è meglio parlare. Io parlo molto, sono molto anche gesticolo, per cui. Per cui grazie. Allora, adesso si aprono le domande e approfitto del mio ruolo per farne subito due io, e poi però avviatevi voi. Vi ricordo i ragazzi, se intervengono dite il vostro nome. Allora, la prima è un mio vecchio cruccio, cioè vecchio nel senso che è cresciuto in questi anni, ossia più vedevo maturare il nucleo, e non solo il nucleo, diciamo, della galassia,
non tanto dal punto di vista del concetto teorico, quanto della elaborazione anche degli strumenti, cioè dell'impegno di umanisti nell'elaborazione di determinati strumenti, nell'uso molto specializzato di questi strumenti, e più vedevo staccarsi invece che avvicinarsi le discipline tradizionali, come se fossimo una galassia che invece che fare massa e attirare fanno parte di un cluster di galassie, invece si allontanassimo le cose, per cui è sempre difficile, e in cui certe volte lavori che utilizzano in maniera intelligente quanto viene fuori dall'informatica umanistica non vengono considerati a livello di ricerca, e quindi vanno di nuovo a essere spinti nel mondo delle discipline tradizionali, quindi con difficoltà quindi di mix. Questa è la prima domanda. La seconda, ero curiosa sulla cosa che hai detto all'inizio, dici adesso sarebbe diverso, cioè tu vedi effettivamente in questo avanzata potente dell'intelligenza artificiale una modifica strutturale di tutto quello che abbiamo fatto nel passato? Allora, grazie, come si dice, grazie per le domande. Molto allora, alla prima domanda io osservo lo stesso fenomeno, ma non so darti una risposta. Allora, da una parte c'è questo, cioè soprattutto in Italia, no, i colleghi delle discipline tra virgolette tendono a essere molto più sospettosi e molto meno permeabili rispetto alla novità di quanto non è avvenuto in altri contesti, questo in particolare in Nord America, però se per esempio questo non vuol dire che non ci sono difficoltà, già ve l'ho detto, però se andate a prendere New Literary History, o che è la rivista, o PMLA, che è la rivista, le due riviste più importanti della letteratura, di teoria critica letteraria nordamericana, trovate una grande quantità di articoli che hanno applicato queste cose, no? Questi metodi in particolare, no? Ma che sono considerati lavori di critica letteraria, dunque hanno fertilizzato, cross-fertilizzato le discipline, no? Dunque vengono riconosciuti come tali da parte dei colleghi, no, magari criticati, no? Peraltro la critica è il maggior riconoscimento che puoi dire. Se tu fai un articolo sull'interpretazione di Dante usando il computer, non lo so, adesso non credo che sia possibile secondo me per vari motivi, ma insomma, comunque, e ti viene in conto il goda della critica dantesca, ma sarebbe il segno di massima vittoria, no? La stessa cosa potrebbe avere un'interpretazione storiografica, no? Per cui, e queste cose avvengono, da noi avviene meno, per una tradizione storica probabilmente culturale molto forte in Italia, che è ancora quella per cui l'umanista non ha a che fare in alcun modo, e per cui viene riperpetuata anche nelle giovani generazioni. Io vedo i miei dottorati, gli ex miei, adesso sono nel dottorato in data science, per cui non so più con i dottorandi di area umanistica in senso stretto, però quando stavo al dottorato dei studi comparati vedevo che alcuni di questi giovani colleghi erano all'avanguardia quanto potevano essere negli anni 60, a questo modo qualche studioso allievo di Ben Per cui credo che ci sia questo. Poi c'è la nostra difficoltà anche a parlare a questo mondo, probabilmente, cioè di fatto il tentativo, diciamo, almeno noi nucleo storico, il tentativo di consolidarci come disciplina ha portato a chiudere i ponti in qualche modo, cioè dobbiamo dire che cosa sia, perché per convincere che noi abbiamo diritto a un settore disciplinare, un L-Fil, L-E, oppure un INF-07, no? Dobbiamo dare dei chiari confini. Ora, le discipline in realtà, ragazzi, non esistono come oggetti ontologici, no? Sono costrutti sociali, no? Cioè oggi le scienze umane sono nate a un certo punto, possono anche scomparire, possono anche scomparire un domani, se la società non reputa più utile che ci sia gente che studi Dante o che studi il passato, no? Perché di fatto non diamo nessun contributo all'avanzamento e al progresso della società. Non ci finanzieranno più, scompariremo, perché decideranno di chiudere i finanziamenti, chiuderanno le università umanistiche, rimarranno solo là. Per cui non è detto che questo, e per avere il diritto di starci nel piatto dobbiamo rivendicare, ma dobbiamo anche saper spiegare perché ci siamo, per cui non è così facile dire ma noi abbiamo ma deteniamo la capacità del pensiero critico. Il pensiero critico è proprio la cosa che non vogliono in gran parte i centri del potere, per cui figuriamoci se noi abbiamo qualche cosa che loro non vogliono, che cavolo ci facciamo? Ma per cui dobbiamo però appunto, no,
cioè, una cosa è che a un certo punto tu costruisci una comunità scientifica, ti dai più o meno una definizione teorica e metti i confini, no? Usi in, use out. Mentre gli americani, che hanno un modo diverso di concepire l'università, hanno fatto la grande tenda, noi abbiamo dovuto costruirci un po' la roulotte, no? E la roulotte chiaramente tende a dire, ma noi facciamo cose che sono diverse. Per cui forse in parte, diciamo, c'è stato un duplice movimento. Però appunto l'esperienza che ho visto, almeno nel mio mondo, quello degli studi letterari, no? Negli ultimi anni, mi fa sperare che, no, le cose possono mutare. Per esempio nella filologia è uno degli ambiti, adesso da credo sia andato, uno degli ambiti in cui la filologia digitale comincia ad avere una presenza tra i filologi, come filologia in generale, cioè, come modo per trattare, manipolare, rappresentare, no, tradizioni del testo. Per cui, ecco, sì, è vero, riconosco questa difficoltà, è una difficoltà che nasce sia da chi si occupa di digitale come me dalle origini, sia da chi ci arriva dopo un certo momento, per cui si stacca dalla comunità di appartenenza e cerca di rientrarci o di convincerla, ma d'altra parte anche dalle altre comunità. Non ho una risposta. Sulla seconda domanda, invece, io secondo me sì. Ora, non che... come dire, magari tra 6 mesi le cose potranno cambiare, però secondo me siamo di fronte a un salto quantico proprio, no? A un salto di fase, perché queste tecnologie che sono state sviluppate, peraltro ancora una volta, da persone che vengono dall'università, perché il gruppo di OpenAI sono gran parte laureati di Berkeley o di Caltech, no? Per cui è più, cioè Sam Altman, che però è un burocrate, è un manager, lui non è un teorico, è il capo dell'azienda, è uno che fa quel lavoro, insomma. Però la cosa, diciamo, la cosa interessante che viene fuori da almeno questa grande innovazione anche concreta, no? Pratica, no? Non solo teorica, perché appunto, ma viene fuori da centri che sono al di fuori della ricerca in senso stretto. Comunque sia, hanno trovato qualcosa di grosso, no? Perché vedere un apparato che nel giro di 3 anni, un insieme di dispositivi tecnici, che nel giro di 4-5 anni, no? È riuscita a arrivare da fare, no, semplici analogie usando l'algebra degli spazi vettoriali, per cui kings meno men uguale queen, elaborare frammenti di testualità, no? lasciamo perdere veri o falsi, corretti, diciamo coerenti, no? Ma frammenti di testualità sinteticamente perfetti, quasi mai fa un errore di sintassi, anche nelle lingue che conosce poco, un sistema potente come GPT, no? E vuol dire che abbiamo in qualche modo qualcosa del linguaggio è stato catturato, e di profondo, ed è qualcosa che è del tutto diverso da quello che la teoria linguistica prevalente degli ultimi 50 anni ha detto. Cioè che prima ci sono regole, strutture, e poi c'è il linguaggio. Invece qua noi abbiamo una enorme quantità di parlato, di scritto, di testo, che viene letto da una macchina che ne fa una rappresentazione del tutto non simbolica, no? E che produce linguaggio. Oh, adesso io voglio dire, chiunque... io sono uno dei pochi che sostiene questa tesi, insomma, Mirko se n'è andato, ma insomma potremmo a lungo discutere su questo, insomma, no? Ma il fatto che sia in grado di fare questa roba qua, di dargli un testo in francese antico e di tradurlo in italiano in modo quasi perfetto, ci saranno errori sicuramente, ma in modo quasi perfetto, facendo questa cosa con un'evoluzione tecnica che è durata 3-4 anni, non può essere solamente virtù di una, no, innovazione, 3-4 anni nel senso... Beh, diciamo, allora, attenzione, perché in effetti i punti di svolta di questa storia sono l'embedding, l'articolo di Markov del 2013. Lui prendeva idee che già circolavano in qualche modo, Benjo l'aveva scritta, però insomma, siamo là, no? I Transformers, l'articolo di Devlin, è del 2017. Questa architettura, perché no, per cui siamo, diciamo, vogliamo allargarci 20 anni, ma l'applicazione concreta è dal 2017, cioè nasce BERT, no? 2019 nasce GPT-1, 2024 abbiamo GPT-4, che oggi io lo uso, ve lo confesso, lo uso per fare tutta la documentazione dei corsi di laurea, per esempio, no? Lo uso per tranquillamente. Cioè quando io devo fare la SWUA, le cose qua, lui dice, guarda, questi sono, è un esempio, questo è il mio corso di laurea con questo, poi ovviamente bisogna farlo bene,
Ma lo uso anche per fare lavori di analisi del testo, che sono fenomenali, cioè, per cui io secondo me siamo di fronte. Ora, quanto questa cosa qua andrà oltre rispetto a ciò che abbiamo già, non lo so, probabilmente alcuni sostengono che non, diciamo, hanno già raggiunto il ceiling, no? E non possono andare oltre, bisogna rimetterci dentro le regole. Io non sono per niente convinto di questo, come non lo sono molti altri, no? Vedremo cosa succederà. Fatto sta che chi ha lavorato con le regole, da Chomsky in poi, non andava oltre idee verdi, lottano furiosamente, o poco oltre, il sistema di Vino, io mi ricordo, mi occupavo di intelligenza artificiale, il sistema di Vino che lavorava sul mondo a blocchi, era molto efficiente, ma quello che conosceva era quadrati e triangoli e piramidi rosse e gialle e verdi. In questo mondo faceva frasi e agiva in quel mondo là. E lì si sono fermati, era 1974, mi pare, quando è uscito l'articolo di Vinograd, lì non sono andati oltre. Poi c'è stato Lenart che ha fatto questa grande ontologia formale della conoscenza di senso comune, SIC. È morto, mi pare, l'anno scorso, se non mi sbaglio, sì, no? È durato quest'anno, però questa primera. Per 30 anni ha fatto quel lavoro. Oppure c'è Wordnet, che è molto meno ambiziosa, ma non hanno mai... non sono mai stati in grado di creare qualcosa che funzionasse come sistema di elaborazione e gestione del linguaggio. Questi ragazzotti di Berkeley, più qualche amico un po' più anziano, in giro di 5 anni hanno prodotto GPT-4. Fare finta di nulla non è possibile. Dire che non c'è qualcosa di importante dietro non è possibile. Poi siamo noi la stessa cosa? No, probabilmente no. Discutiamo, potranno diventare autonomi intelligenze per cui li facciamo fare cose a loro? No, forse no, non adesso, non tra 10 anni, ma chissà quando, perché no poi. Però secondo me, e ripeto, poi adesso uscirà adesso un mio articoletto sulla rivista Testo e Senso in cui faccio vedere alcuni esempi di utilizzo, ma già sono vecchi perché io l'ho scritto quest'estate, no? Nel frattempo questi qua mi sono usciti fuori con 10.000 cose molto molto più fighe, per cui oggi lo farei in modo del tutto diverso, quelle stesse cose, però in cui dico che per uno che fa studi, no, ad esempio, di area umanistica, voi no, lavorate con moltissimi informatici, qua vi insegnano decina moltissimi informatici. No, noi spesso ci lavoriamo insieme. Convincere un collega informatico a farti fare una cosa, se non è veramente coinvolto, è una cosa faticosissima. No? Oggi, con questo io, con GPT, non devo più chiamare il mio amico Basili, dico, senti Roberto, ma io questa cosa come la potrei fare con Bert? E lui mi spiega un capisco. Ho fatto sistemi di addestramento di reti Bert, molto semplici, no? Per fare... ad esempio il riconoscimento di frammenti di testi con una certa caratteristica da solo, chiedendo aiuto a GPT, per cui quantomeno da questo punto di vista è un assistente alla ricerca fenomenale se usato opportunamente. Non affidategli compiti di diciamo tematici, no? Nel senso, non è un sistema di ricerca o di gestione dell'informazione, sa tante cose ma ne dice anche molte di stupidaggini, ma in quanto ha capacità di costruire procedimenti di ragionamento, no? Ad esempio procedimenti abduttivi, no? Fargli fare ipotesi su come possibilmente si possano essere dei dati è veramente una cosa incredibile, e questo secondo me cambia moltissimo, perché io, no, prima diciamo, che faccio? Uso K-means per fare il clustering, oppure uso cluster, ma se uso i dendrogrammi poi però questa cosa qua, i miei dati non sono sufficienti, no, io stavo ore e ore, chiamavo colleghi, ma tu che sei un esperto di K-means, ma come secondo te, come, qual è, quanti classe gli faccio fare 4-5, ma qui la silhouette è questa, per cui dove, ma però poi non mi funzionano. Adesso io questa cosa la faccio con data analyst di GPT-4 e la fa in modo fenomenale, mi ha presentato 40 soluzioni diverse, mi ha detto guarda questa cosa qua non va bene, poi vi invito, provateci, però secondo me questo cambia notevolmente, cambia teoricamente, cambia praticamente, cambia perché socialmente siamo di fronte a un cambiamento, a una trasformazione che sarà profonda e anche sul piano degli effetti sociali. Chiedere una cosa, quali erano gli effetti psicologici che erano forti nei italiani, che invece diceva che domandavano gli americani? Allora, in realtà questa non è che tutti gli studi americani sono tutti quanti così, però per esempio noi abbiamo sempre, no, puntato molto al problema della formalizzazione, no? A priori, no? L'idea di formalizzare i dati. Ora, non tutti quanti noi, ripeto, ad esempio c'è la tradizione torinese a cui io anche in parte afferito per un periodo perché ho fatto il dottorato all'Ansa e Maricciardi, per cui ho studiato gli ipertesi, insomma. L'idea però era che no, si parte dalla codifica, e la codifica da cosa parte? Da guardare l'oggetto, da codificare, guardarlo tanto, no, formalizzare, facendo modelli rigorosi e formali.
Poi, no, e alla fine non ci interessa nemmeno tanto del fatto che questi oggetti debbano essere pubblicati o resi visibili, cioè la parte, mentre quello che è avvenuto soprattutto in alcuni ambiti, ma non solamente, diciamo, in Nord America, badate bene, questo, insomma, è stato, sono semplificazioni che si fanno necessariamente durante un'esposizione di questo tipo, è che invece, no, potendo fare cose del tipo, mettiamo un sito web in cui ci sono tutti quanti le opere di Dante Gabriele Rossetti, tipo il lavoro che fece McGann, no, sul Rossetti Archive, no, si poteva dire, beh, ma alla fine a noi non ci interessa fare tutta solo, per esempio, della codifica, andare lì a vedere le strutture formali, come rappresentare gli apparati, ammettiamo i testi, vediamo, facciamo giocare con i testi la gente, soprattutto, cioè anche gli studiosi, ma gli studenti in particolare, perché questo è molto meglio che invece fargli fare una lunga trafila di formalizzazione, no? di rigorizzazione dell'approccio. La stessa cosa vale per altri ambiti, per altri tipologie. In realtà questa cosa oggi è molto meno presente come differenza sostanziale, anche perché i metodi che si utilizzano oggi sono metodi, da una parte, paradossalmente assai meno, che richiedono molto meno formalizzazione, no? A meno che qualcuno non lavori con link e data ancora, ci sono colleghi che lo fanno l'ontologia. Io per anni ho scritto sulle ontologie, oggi mi rendo conto che è una cosa, è una storia passata, bella, è stata intesa, ma cioè, oggi di fronte a GPT, affannarsi a fare questa fatica di fare formalismi, ontologie, la vedo una strada che non va molto lontano, ma questo è un mio punto, su questo, no, ripeto, è un punto di vista, no? però di fatto molti di questi metodi richiedono formalizzazione, no? Richiedono sì una attenta valutazione del problema della ricerca, una consapevolezza delle questioni teoriche profonde, ma non ti richiedono di andare lì a scotomizzare, no, il concetto in tante sottoparti, vedendo relazioni e andando a scontrarti col problema che la logica però non ti permette di fare sta cosa, no? Per cui anche le logiche più permissive, che ne so, le descrizioni logiche alla base delle ontologie, sono non monotoniche, non c'è niente da fare, e i fenomeni di cui ci occupiamo sono tutti quanti invece cambiano in base al cambiamento dell'esperienza, per cui un approccio che è grosso modo latamente probabilistico statistico, che è alla base di questi metodi, ti permette di fare cose. Io per esempio, giocando con GPT, no, mi sono messo, la prima cosa che mi viene in mente è il frame problem. Per chi si è occupato di intelligenza artificiale negli anni 60, 70 e 80, sapeva che era la cosa che ha fatto crollare l'idea che KRL o i frame, no, tutti quei formalismi, no, per rappresentare la conoscenza, potessero veramente arrivare a creare agenti intelligenti generali, no? Cioè il fatto che se tu vai a calcolare logicamente le conseguenze di un qualsiasi evento, hai una derivazione infinita di possibili conseguenze logicamente valide, e questa cosa qua, un motore che è di tipo logico, la devi fare per forza, sì, le euristiche possono limitare, ma comunque, e per cui, no, come fa una macchina a entrare in una stanza, aprire una porta e vedere tutte le possibili conseguenze di questo suo atto, no? C'era un famoso esempio di Haugeland in cui c'era, no? Cioè Papa Scatola che sta sopra, cioè tiene sulla scatola, cioè Papa Scatola che c'ha sulle spalle scatolino, no? Arriva la signora, non mi ricordo chi fosse, apre la porta, no? E spinge Papa Scatola in fondo alla stanza. Dove sta scatolino? No? E se tu cerchi di fare questa cosa qua usando un sistema di tipo logico, no? Anche qualsiasi logica, non ci riesci, perché ci sono 10.000 possibili conseguenze secondarie che andrebbero calcolate, no? Mentre GPT di questa cosa, ovviamente questo esempio non te l'ho fatto perché l'ha letto nella letteratura, per cui ovviamente lo sapevo, ho chiesto ai miei studenti di generare tanti possibili casi simili, diciamo storie simili che non poteva aver letto, e gli ho detto, ma secondo te qual è la situazione in questo caso, no? E GPT, no, lo fa per motivi che sono legati alla sua capacità di generare parole probabilistiche, mi dice, vabbè, ma ditemi però perché riesce a risolvere problemi di questo tipo, no? E poi ovviamente questa è un po' la mia polemica del momento, insomma, per cui a me piace dire, però insomma, e per cui dico che appunto questa idea della formalizzazione oggi è molto importante, ma è, sì, sicuramente questo ci apre un mondo diverso, che non significa non formalizzare, perché poi c'è tutto l'algebra lineare dietro. In Italia si fa di no. Mi fai una domanda che è più di un'informazione che forse non ho io. C'è un approccio più filosofico, etico in ambito tecnologico che quindi deve comunque parte del discorso? Allora, lì, per esempio, noi abbiamo dei colleghi filosofi, scusate, che fanno parte della comunità e che si occupano di queste questioni, diciamo, di... C'è anche un capitolo sulla filosofia digitale scritto da Cristina Marras, per cui, cara amica e collega,
Per cui sì, secondo me ne fa parte. Ovviamente, diciamo, lì da una parte in un certo, o rientra, come dire, in quella questione teorica che dicevo prima, no? Perché poi tutto quel pensiero teorico, il concetto di modello è un concetto che viene dall'epistemologia, per come l'abbiamo inteso, per cui è di fatto un concetto che ha una sua fondazione filosofica, no? Il modo in cui ho usato la modellizzazione, no? In epistemologia della biologia, no? Per esempio, questo è uno degli ambiti che secondo me più interessanti perché hanno problemi simili a noi, mentre i fisici ovviamente si occupano di cose che sono molto distanti da quello che occupiamo noi, no? I biologi no. No, il vivente assomiglia molto più al testuale o al linguistico di quanto non assomigli invece alla particella elementare, no? Nonostante chi costruisce su fenomeni quantici, poi fenomeni diciamo di alto livello, secondo me è tutta fantascienza, ma questa è un'altra cosa. Per cui c'è. Poi ci sono gli aspetti ovviamente di considerazione etica, cioè questo ne fanno parte, ma anche qui siamo un po' ai limiti secondo me, insomma. Per esempio io, conoscete sicuramente Floridi o Floridi, non ho mai capito come voglia essere chiamato, lui stesso, però lui dice che era Floridi, poi si è acconciato a farsi chiamare Floridi, comunque sia, fatto sta che sicuramente lo conoscete, e è diventato il boss dell'etica dell'intelligenza artificiale, una cosa sicuramente interessante. Poi lui è uno molto preparato anche nel merito, no? Che dice cose che non sono fondate, però il rischio è che molto spesso appunto poi si perda, no, la conoscenza dei fatti. Ecco, è una cosa che io comunque vi invito a fare, nonostante, no? Cioè, comunque cercare di capire come stanno le cose dei fenomeni che studiate, no? Perché non si può parlare di intelligenza artificiale senza sapere come funzionano questi attrezzi, o così come non si può applicare K-means senza sapere qual è, come calcola il centroide l'algoritmo, perché se no lo applicate a dati che voi avete che vi danno risultati che non servono a niente. Oppure come si può studiare l'appartenenza o meno di un testo a un certo autore, cioè l'autorialità di un testo, senza sapere qual è, no, il vantaggio della distanza delta utilizzata da Wurzburg oppure dall'originale, insomma, andare a vedere la matematica, perché se no veramente si rischia di fare, di prendere dei cantonate enormi, no? Ed è molto difficile questa cosa qua, è molto difficile. Però se si apre, cioè se volete fare un sito web in cui si parla di qualche cosa, fatelo, diciamo, mettete dei testi, no? Questo, non deve. Però se voi applicate quella roba là, no? Per fare, dovete capire quello che sta succedendo under the hood. Se no non, e questo vale anche per l'intelligenza artificiale, dunque anche per chi fa etica dell'intelligenza artificiale, o per chi fa, no, questa roba qua, bisogna capirla. Cioè io, il mio filosofo di riferimento era Dennett, anzi ancora vivo, e gente che ha studiato fisica e biologia, ma per dire cose su quell'ambito là, per cui anche per chiunque fa filosofia oggi di queste cose bisogna che si capiscono. Altre domande? Ma lei ha detto che non si svilupperà come disciplina, no? La digital humanities, ma in un'epoca in cui la produzione di contenuti digitali native non è sempre più accessibile, e non solo da un punto di vista, diciamo, sociale ed economico, perché questi strumenti sono anche accessibili economicamente rispetto a tempi precedenti, ma anche spaziale e geografico, penso anche a Starlink, con questi strumenti che diffondono internet e quindi la possibilità di utilizzare tecnologie digitali in tutto il mondo, no? Famosa aborigena di Guzzanti, però. Esatto. Guarda, non potrebbe il ruolo dell'informatica umanistica e digital humanities andare a convergere, a concentrarsi in un nucleo proprio di, diciamo, tutela, conservazione, diffusione, studio, analisi? Ma questo, guarda, in quanto tale, ho capito, siamo le cose che abbiamo detto e scritto io, Riga e chi di me, tante volte. Allora, la questione, non sto dicendo che non ci sarà gente che studia queste cose, qua era dei 50-60, per cui, cioè, quale migliore dimostrazione? Andate a vedere un corso di laurea in italianistica, non a Bologna, ma per esempio anche da me, no? Ci sono 20 iscritti, per cui... No, quello che dico è che probabilmente fin tanto che il sistema universitario italiano rimane quello che è, l'idea di avere un gruppo disciplinare con un formale riconosciuto, voi non so se sapete come funziona, appunto, chi lo sa bene quali settori concorsuali, adesso si chiameranno settori disciplinari, tra qualche mese è stata fatta la riforma, poi gli SSD, quella cosa là, noi non ce la riusciamo ad avere. Detto tra noi, diciamo, in un certo senso tra me e lei c'è di mezzo un'area, no? Cioè,
lei è una studiosa di storia, per cui un'area 10, e io sono studioso di letteratura. È ovvio che tra storia e letteratura ci sono delle aree comuni, però in qualche modo i saperi in Italia sono stati codificati in quel modo. Ora, rompere queste barriere diventa quasi impossibile. E comunque, se noi avessimo anche un settore, a un certo punto sembrava che potessimo avere qualche cosa, ma lo avremmo in un'area. Ma allora perché Enrica, la storica, colleghi filosofi, no, dovrebbero diventare, che ne so, letterati? Perché di fatto sei nel macro gruppo dell'area letteraria, no? Allora, il problema non è, diciamo, io diciamo ci credo ancora, lo stiamo facendo, però quello che secondo me sarà più facile che avverrà è che, siccome noi siamo ormai quasi vecchi, insomma, oh, no? Sono messo e diventiamo professori ordinari, no? Perché quello, no, diciamo, dai che manca poco. Entriamo, cioè noi che abbiamo sofferto l'esclusione, no, e cioè questa generazione, no, la mia, Francesca Tomasi, e questa cosa ci porterà a entrare nella stanza e allora per cui la gente che studia queste cose diventerà poi parte della comunità degli studi a cui apparteniamo, in qualche modo, quella dei studi letterari, poi per quanto mi riguarda i studi storici, per quanto riguarda Riga, per l'area degli studi sulla scienza dell'informazione per Francesca Tomasi e così via tutti gli altri miei colleghi. No, alcuni di noi purtroppo hanno pagato duramente, sono più avanti negli anni, non riusciranno a entrare, però e questa cosa qua succederà. E dunque poi a un certo punto gran parte di questi studi diventeranno parte normale degli studi umanistici, tutto insieme, no? Più o meno vasto, a seconda delle aree. Però l'idea che si possa autonomizzare, ormai credo che in Italia quel treno l'abbiamo perso ed è forse anche, diciamo, ragionevole, cioè nel senso che sarebbe stato ragionevole farlo negli anni ancora 90-2000, ma oggi non so più nemmeno se sia la strada giusta. Cioè io, ripeto, abbiamo avuto l'opportunità, poi non si è concretizzata ma per poco, di avere un sottogruppo dentro l'area della comparatistica, la mia area, teoria della letteratura e studi comparati. Però mi rendevo conto, ma anche Marina Buzzoni, attuale presidente dell'Associazione Italiana di Informatica Umanistica, che è una germanista, filologa germanica, ma perché doveva venire a fare cioè magari lei, essendo già ordinaria, può andare dove gli pare, non ha problemi di collocazione di carriera, poteva anche decidere di farlo, ma perché forzare chi si occupa di testi antico germanico, antico sassoni, di diventare un teorico della letteratura, quantomeno stare insieme a... Poi, diciamo, è qualche cosa che, ripeto, è perché anch'io poi alla fine soffro questa divisione dei saperi che c'è stata inchiavardata nel cervello dal sistema universitario italiano. Mentre i colleghi americani, per esempio in Germania, no, sono nate 50 cattedre di Geo Humanities. E loro hanno anche... questo il problema, è sganciare la cattedra... No, dalle... Esatto, cioè, però... Può diventare settore disciplinare, ma tu quando vuoi in una cattedra in cui sai fare determinate cose, vai alle competenze che uno... fare. Questo però ha delle controindicazioni, perché ti dicono, vabbè, ma allora tu che sei professore di storia, mi serve un professore che fa filologia copta, mettiti a fare filologia copta, io non so niente, ma tu hai detto che se lo so, vabbè, ho visto che hai scritto un articolo di copta, cioè il problema è che l'unica risoluzione sarebbe togliere i settori disciplinari in Italia, questa sarebbe l'unica cosa, ma questo è un problema veramente di politica. Cercare di limitare la... allargare il più possibile, no, certo, un settore digitale, è un'area, cioè area è verso un settore dedicato, no, ma il problema è che siamo in Italia, allora tu, se tu sei un settore, il settore concorsuale, sai già, se lo metti in area 10 vuol dire che non ci stanno gli storici, i filosofi, ha una area digital studies, sì. Come vedi, cioè io sono stato comunista quando ero giovane, pensavo che fosse così, la presa del palazzo di ma per me, grosso modo, è come la presa del palazzo d'inverno, una cosa del genere. Cioè, la stessa forza rivoluzionaria di andiamo, buttiamo giù lo zar dal palazzo. Non lo so, questo non nemmeno nei miei sogni più imperialisti, in mente l'idea di potere. Io avevo pensato a avere due gruppi, uno a area 10 e uno in area 11. Dopodiché, ancora una volta, per esempio, ci stanno sì, no, certo, poi ci stanno, poi per esempio, c'è alcuni colleghi dell'area giuridica che fanno cose, potrebbero essere in qualche modo, cioè, per cui c'è dove li poi. Pensando all'informatica, no? Quando si cambia come area, è INT 01, INT 02, INT 03, INT 05, c'è una base di dati algoritmica, si sono create tantissime con SSD, no? In quel campo, perché secondo me loro sono riusciti a crearsi uno spazio di rivendicazione, come succede, sì. Cioè, il problema non è tanto, cioè il problema è proprio del legittimare
la creazione di un'area del genere. Loro dal punto di vista economico, ovviamente. Senti, come ti chiami? Federico Borgia. Allora, Federico, sarai il prossimo candidato alle elezioni della UCD e prendi il testimone della stanotte. Se ci riesci, guarda, io volentieri. Io ormai, diciamo, diventerò sergente ordinario in teoria della letteratura con applicazioni informatiche e cose, e farò questa roba qua. Temo che, se posso intervenire, quello che sta accadendo in questo momento è un progressivo accorpamento, quindi la possibilità che uno si presenti come settore disciplinare nuovo non è nulla, è sì, sotto zero. Se non è come parole chiavi. Questo, sì. No, però ci può essere un discorso di che dentro una, cioè nel percorso di accorpamento, questa voce emerga forte, no? E quindi non vada a inseguire il discorso dei settori disciplinari, che è penalizzante e comunque non ci blocca, ma che entri in un'area, appunto. Certo, c'è un problema di fondo. Se poi a me chiedono in quale area, cioè non puoi stare in due aree, no? No, ma infatti lì il problema è stare qui o là, è difficile, perché io no, anzi viaggerei tranquillo. Sì, no, però appunto, cioè devi chiedere a chi fa storia di diventare un'altra cosa. Di cambiare area, no? Sì, quando i nostri ragazzi arriveranno, non avranno un settore di provenienza no, specifico. No, certo, e infatti lo so, ma infatti io, quello è il mio problema, è quello, Maria, cioè che loro dove vanno a finire? Poi dovranno per forza fare il dottorato in un settore discreto, non risolve il loro problema. No, non lo risolve. Allora, una strada è, diciamo, è un po' burocratese, forse meno, diciamo, meno interessante, però diciamo, una strada è quella di, adesso c'è, cioè, quella riforma, ci sarà, pare che ritirano fuori le parole chiave. Cioè, quelli che erano gli SSD, cioè la lettura italiana, storia medievale, diventano parole chiavi dentro questi macro raggruppamenti, categorie. Essendo hashtag, allora uno vorrebbe dire, beh, ma perché non ci mettiamo un hashtag storia digitale, poi letteratura italiana digitale, cioè, diciamo, potrebbe essere una strada in cui noi ci a questo punto, no, diventiamo, diciamo, gli umanisti digitali vanno, no, disperdendosi in questa molte. Io ritengo ancora che c'è quel cuore della galassia che avrebbe necessità di una sua visibilità, come almeno come disciplina metodologica generale, ma no, come c'è metodologia della ricerca sociale, metodologia della psicologia, c'è pure la metodologia delle scienze umane digitali. Ma questa cosa qua non lo so se ci sarà mai. Però il fatto che forse questa strada si aprirà per e soprattutto, ripeto, perché poi mano a mano le generazioni che diventano professori hanno avuto a che fare col digitale e valuteranno in modo diverso anche la scholarship che viene prodotta, perché questo, diciamo, il problema è sempre stato per me, le prime scornate, ma belle cose, ma tu non sei un italianista, infatti, belle cose, ma tu non sei, e questo vale a vari livelli, è stato vero pure per Enrica, no? Per il livello alto dell'ordinariato, no? Tu non sei una storica, no? Appunto, questo vale appunto anche per alcuni informatici, no? Che peraltro è una comunità, per esempio, quella cosa, quella noi vabbè, potremmo dire, ma perché non proviamo a metterci d'accordo? In fondo non hanno mai voluto mettersi d'accordo con noi. Anzi, hanno detto, guardate, non chiamate nessuna cosa che abbia a che fare con l'informatica informatica, perché questa è roba nostra. Cioè, no, è un mondo brutto, ragazzi, è un mondo brutto, abitato da gente brutta, no? Il mondo... Cioè, trovate lavoro fuori. Guardate, la rivoluzione, io ripeto, per me cambierà la faccia della Terra, no? E questa cosa qua viene fuori da giovani che si sono laureati a Berkeley, ma stanno lavorando dentro OpenAI, dentro Google, dentro... Se avete la forza e la capacità, andate lì, che lì si farà la vera ricerca di punta. Anche perché noi non ci abbiamo i soldi per stargli dietro. Per colpa nostra, Facciamo anche noi, facciamo anche noi. No, vabbè, però voglio dire, insomma... Cioè, non è detto che la strada sia solo quella dell'accademia, insomma. Cioè, no, oggi uno è bravo... No, se vuole fare ricerca in alcuni ambiti, e ripeto, OpenAI ha assunto filosofi perché gli serve gente che gli permette di fare l'ultima fase dell'addestramento, che è il reinforcement learning, che richiede appunto valutare, no, le risposte rispetto alla, diciamo, alle attese del umano, tra virgolette, le risposte del modello che ha avuto la fase di preaddestramento. Per cui, cioè, non è detto che non si trovi modo di fare anche cose molto belle, molto, certo, non saranno tutte le cose che ci dovrebbe fare, però... Siamo alla fine, ma se c'è qualcuno online che vuole fare una domanda, lasciamo una domanda per l'uditorio online. Domanda 1, domanda 2? Qualcuno si prenota? Niente, allora, ringraziamo moltissimo Fabio Ciotti.
come ho detto già ragazzi, pronto? Pronto? No, sono io. Togliamo. Come ho detto al corso a cui sono legati dei saggi di questo volume, però per voi di Seminario di Cultura Digitale questo è base, perché qualsiasi sia la vostra relazione, partire dal saggio o dai saggi che ne parlano vi dà quella ciccia, quella base, quel substrato che vi serve per fare una cosa buona. Quindi diciamo che lo consigliamo fortemente. Ok? Grazie. Grazie di avermi sopportato per 2 ore e in bocca al lupo per tutto, ragazzi. Grazie. Arrivederci. Ciao Fabio.